Buon pomeriggio, ragazzuolo. Si sente? Sì, buon pomeriggio, ragazzuolo. Allora, fatemi sistemare le chat. Allora, questa la metto qua, questa la metto qua, questa la metto qua. Ogni volta è un puzzle. Ciao ragazzuoli, un secondo anche uno schermo nero. Succede, succede Jonas, tranquilli. Sebastian, Jonas, buon pomeriggio, Master Doc, Simon. Faccio così per seguire la chat. Ciao Pinguino, ciao Fib, ciao Sniper. Serie di trasmissioni consecutive 5, attenzione. Vado su TikTok. Perfetto. Ufficialmente abbiamo 4 chat. Ogni volta che clicco succede casino, però. Devo capire come organizzare meglio questa situazione. Allora, questa la metto qua, questa la metto qua e questa la metto qua. A posto. Invece il pannellino del... cosa qua? Nascosto proprio. Va bene adesso. Ciao Light, ciao Alex, ciao Simon, ciao Mattia, ciao Cuto, ciao Enrico, ciao Sebastian, ciao Jonas, e ripetiamo. Partiamo con le barzellette, di già. Ma l'audio del gioco come lo sentite? Ogni volta che cambio gioco, mi si sballa l'audio. Allora, intanto forse lo devo abbassare un pochino, aspetta, mi sta urtando le orecchie. Va bene, allora è un problema delle mie cuffie. Le ho messe troppo. Volume troppo elevato. Allora, barzellettina di Alex. Proprio cominciamo così sparati proprio. Aspetta, che se magari staccassi il cavo pure. Allora, aumentiamo volume. Ogni volta Alexa mi si blocca per mezzo secondo. Per Barzelletta. quanto tempo? Per quanto tempo? Una che non duri troppo. Alexa, la barzelletta. La barzelletta. Cosa prepara una cuoca felice? Il brodo di giuggiole. Cosa prepara una cuoca felice? Il brodo di giuggiole? Perché sta? Non l'ho capito. Buon pomeriggio TikTok. Ciao Cascino. Morgan. Non l'ho capito, onestamente. Ciao Luigi, tutto bene tu? L'audio forse è un po' troppo alto. Allora, rispetto alla voce com'è? Voi mi dovete dire rispetto alla voce. Nome di un'auto che devo fare un edit? Che senso il nome di un'auto? Una Ford Fiesta. Non l'avete capita manco voi. Perfetto, Alexa proprio si è data da fare per studiarsela. Aspetta che mi rifillo il bicchiere pure. Ciao Achille, tutto bene tu? Chiara, buon compleanno! Auguroni! Allora, aspetta che avvito qua. Pinguino non l'ha capito, non l'abbiamo capita nessuno. Alexa, aggiornati con le barzellette che fai schifo. Master Doc, ben ritrovati in live. Allora, bevo dal mio alieno di fiducia. 17. Mi fa piacere, Chiara, che continui a seguirmi. E quindi dove festeggi stasera? Esci fuori. Ciao Edo, tutto bene? Eric, buon pomeriggio. Sei stato un video vicino, stecchino che porta il video Angry Neighbor. Dal primo episodio di Minecraft, addirittura. Un botto di tempo fa. Nome gioco Gas Station Simulator. Allora, mi confermate che l'audio è troppo alto? Lo abbasso? Ditemi, rispetto alla voce però. Se l'audio del gioco lo sentite troppo alto rispetto al volume della voce, allora lo abbasso. Altrimenti dovete abbassare il cellulare voi. Mi è piaciuto quando hai portato il video. È molto carino, Pinguino. Devo dire che è molto carino. A casa in famiglia. La migliore possibilità di festeggiamento, Chiara. Assolutamente.
te l'assicuro. Oh, Fladan, grazie per la rosa. Altra barzelletta. Oggi non volete farmi partire, giusto? Oggi facciamo una live interamente dedicata alle barzellette di Alexa. Non c'è capito niente, Alex. Vabbè. Alexa, la barzelletta. Sai qual è il colmo per due scheletri? Non piacersi a pelle. Ma passabile, però, leggermente passabile. Oggi fa schifo Alexa come barzelletta. Alexa, ti stacco la spina come a Manfredi. Mi stacca la spina a tutte le... Ciao Vladimir, che cosa ho cliccato? Non ho cliccato niente. Allora, invece lo schermo qua com'è combinato? 2500... V-Sync attiviamolo, va. Luminosità, questo va bene così. A posto, a continuo. Impostazione. Allora, andiamo a continuare la partita che io avevo iniziato quando ho fatto il video. Questa è capibile, pinguino, più o meno. Ciao Massi. Faccia di ramoscello. No, quella era la testa di ramoscello. La faccia era faccia di capra. Il gioco è un simulatore di stazione di servizio in cui tu vai a mettere la benzina. In questo caso stiamo giocando il Tidal Wave, che sarebbe il DLC. Quindi tu vai a mettere benzina anche alle varie barche che ti arrivano al molo. Allora, fatemi ricordare un po' i controlli, quello che c'è da fare, perché non mi ricordo un cavolo. Ciao Vladimir. Ciao Alex, tutto bene. Ma Witch Cry... Carino, carino, il 2 mi è piaciuto, non male. Mike, grazie per il follow. Ciao Massi, ti avevo salutato. Fladan, ma certo che mi ricordo. Come stai, come stai? Allora, ci siamo lasciati che... Ah, devo vendere gli oggetti al negozio. Dobbiamo arrivare a 5 per poi passare alla prossima sfida. Fantastico. Bellissimo. Iniziamo proprio alla grande. Ciao Mike, ben ritrovato in live. Iniziamo alla grande. Dalla Smart TV. 50.000 pollici. Ciao Alex, tutto bene, tu? Continua. Allora, perché è crashato mezzo mondo qua? Fatemi capire. Non tiene? E dire che... Forse il V-Sync lo disattivo, non lo so. Applica. Oggi non c'è verso di mettere benzina, ragazzi. Sei dimagrita e digerita la pasta ai ceci? La pasta ai ceci non l'ho mangiata, che non la mangio. Oggi ho mangiato un piatto di lenticchie. Io che... Oh, Fladan, grazie per il TikTok. Io che se non mangiavo pasta... nemmeno vivevo, praticamente. Acuto, grazie per la sub. È arrivata dopo, però. Ma scatta la live. Acuto 345 mostro si è abbonato al canale. Acuto, grazie mille per la sub. Benvenuto, Acuto. Ciao Salvo. Ciao Edo, ben ritrovato anche su TikTok. Sgrida Alex. No, no, io Alexa la disinstallo proprio, così impara. Alexa migliora le barzellette. Non credo che faccia qualcosa. Grazie mille, Acuto mostro. Allora, niente, se riusciamo a giocare, dovrei sistemarmi il negozietto io. Ciao Massimo. Tutto bene, Giuseppe. Quindi, se... Oh, signorina, salve, che cosa ha comprato? Andiamo in cassa, L shift per iniziare il minigioco. Devo ricordarmi quel cacchio devo fare qua. Passiamo alle Pringles. Questo non è Supermarket Simulator, eh? Non lo scambiate. Può sembrare leggermente simile, ma non è quello. Ma quanto cacchio di cosa hai comprato, ciccia? Ancora? Quanto è lungo sto tappeto? Abbiamo finito. Premi F per uscire dal minigioco. Ancora c'è la spugna, guardarsi intorno. Non c'è più niente. Ancora che faccio scorrere io. E perché non finisce?
Che cacchio vuole questa? Non l'ho servita, perché? Signore, io la prendo a testate. Bello che mi guarda. Perché non è stata contenta? Non ho capito. Mi è arrivato qualcosa. Aspetta che è arrivato qualcosa là. Aspetta, io mi devo ricordare tutto. Ecco. Ene, grazie per il follow. Allora. Scatta la live? Ancora? Le emoji delle caprette, sì. Non solo le emoji, ma quando io pubblico un video, lo puoi vedere in anticipo circa 24 ore prima. Prima dell'uscita ufficiale per tutti. Quindi, è arrivata qua la benzina. Tac. Sicuro che non giochi per essere famoso, ma vero, sono io. No, questo è molto diverso, Light, onestamente. Vedi che tu devi prendere la benzina. Poi arriverà. Sali. Arriverà la barchetta. E tu dovrai refillarla. Eccola. Andiamo a mettere la benzina là. Non servirebbe per la sfida. Ma già che è venuto questo, che fa. Non gliela metti. Quanta ne vuole, buon essere? Se ci arrivasse, più che altro. Shifter al turbo. Ok. Tac. Perfetto. $36. A posto. L'abbiamo posato così. Allora, dobbiamo andare a vendere altre tre cose, perché altrimenti non andiamo avanti. Sì, Achille è il benzinaio. Poi sbloccheremo, non so se l'ho già fatto però, la possibilità di rifornire anche le auto. Questo è il garage. Mi pare di averlo comprato, non mi ricordo dove cacchio l'ho messo però. Dovrebbe esserci, o forse devo ancora comprarlo. Comunque prima risolviamo qua le sfide dei clienti, poi vediamo. Allora, che sta a fa questa? Che cacchio fa? Signora, ma lei che vede le cose che non esistono? Ma che non c'è niente qua, che cacchio hai preso? Mi scusi, signora. Allora, aspetta un attimo. Shift. Un pacco di Pringles. Tac. Oh, arrivederci. Se ne può andare. Venga lei. Ok, lei che cosa ha preso? Prodotti 2. Uno. Poco fa si era buggato, mi sa. Due pacchi di patatine. A posto. Fatto, fatto. Perfetto, l'ultimo cliente. Dov'è? Ciao Luigi. Manu, grazie per il follow. Come non ti saluto, Achille? Io saluto tutti, guarda. Io leggo tutto quello che mi è possibile, lo leggo. Le emoji delle capre, vedi che sono fighe. E ne devo aggiungere altre pure. Quanto costa questo gioco, che bello, invece sono giochi buggati. Acuto, questo dovrebbe costare una ventina d'euro, se non sbaglio. Flatan, grazie per il cuore. Manca l'ultima. Allora, qua come merce come siamo messi? Male. Dovrei ordinarla. Vediamo che cosa posso... Ma io posso ordinarla da qui? O devo andare a scoppare sempre lì? Posiziona. Non abbiamo niente. Deposita aeroporto. Non abbiamo niente. Devo andare a ordinare tutta la merce. Il problema è che io non la conosco come su Supermarket Simulator. Quindi ordino cose a cacchio di cane. Da qui non posso ordinare. Consegna. Rifornimento. Prodotti. Da qui posso farlo pure. Quindi mi dice la disponibilità. Sì, mi dice la disponibilità. Cosa che dovrebbe raggiungere su supermarket. Quindi mi è finita la Pepsi qua. Ordiniamo la Pepsi. Aggiungi al carrello. Aggiungi in arancia. Aggiungi questo. Attenzione perché il magazzino si riempie qua. Poi, come spuntini, no, è finito questo. Prendiamo questo, prendiamo questo, prendiamo questo. Oh. Quindi, come siamo messi qua? Magazzino 180. Ok, il magazzino è completamente vuoto. Possiamo ordinare altre 20 cosucce. Vediamo che cosa, però. 30. 30, tutto 30, tutto 30, non possiamo fare niente. Vabbè, faccio quest'ordine. E qui te lo porta direttamente la barca. Arriva la barca che ti consegna la merce. Salve, scusi, non l'avevo vista. Due prodotti. Vediamo, ok, cioccolato. Tac, a posto. Fatto, incarico completato. Compra un distributore di carburante per auto. Ok, però quanti piccioli abbiamo? Abbiamo $1000, vediamo se posso farlo da qui. Quindi potenziamenti.
Lo porto al 2. Sblocchiamo il WC. Nuovi scaffali, nuove decorazioni, le immersioni subacquee, l'erogatore carburante aggiuntivo e il rimorchio dei dipendenti. Pure. Guarda là, la mia isola Tiki. Di Palermo, Fladen. Alle 3 ora la faccio a kill, perché dopo ho da fare. Oh, il Ciunciumancio, che felice. Quando viene la capretta live mi va a scatti. Forse è il PC che oggi è mezzo rinco. Purtroppo ci posso fare poco. Almeno per oggi. Ciao Nauel Matti. Ciao Matti. La candeggina anche qui, probabile. Solo la dobbiamo sbloccare. Era Baldi, più o meno. Anzi, è poco 20 euro. Non ricordo onestamente quanto costi. Considera che questo è il Tidal Wave, quindi è l'espansione, che ti costicchia pure l'espansione. Quindi non solo il gioco base, ma anche l'espansione. Ma lo metti qua sto coso. Se rutta il vulcano finisce. Se rutta, non l'ho ancora fatto ruttare. Però non so che cosa possa succedere. Cosa brutta probabilmente. Stumble Guys? No, Fall Guys, Blender. Gioca a Fall Guys, lascialo perdere Stumble Guys. Fall Guys è il gioco originale. Quindi perché giocare alle copie quando esistono i giochi originali? Allora. Aranciata. Tac. Soltanto uno. Lei viene qui a comprarmi un succo d'aranciata. Ma che è? Che fa il moonwalking quel? Salve, buon uomo. Lei che cacchio ha comprato? Cos'è? Solo dalla fragola? Tac. Le Pringles. Le patatine alla paprika. Apposta, poi andare a funghi. La barca arriverà? Sì, è arrivata. Andiamo a riscuotere la merce. Nel frattempo c'è qualcuno. Sì, devo fare il benzina per la barca. Meno male che non si arrabbiano comunque. Allora. Devo mettere. È tutta auto. Cioè, devo farlo manuale io. Prendo la merce e la sdivago qua. Sei andato? Ah, tutto fatto. Perfetto. Quindi, a benzina invece come siamo messi? Qua c'è tutta l'immondizia, che schifo. Dovrei sistemarmi tutta sta immondizia qua. Ma però chi se ne frega. Vediamo come siamo messi con la benzina. Abbiamo altri potenziamenti qua. Perché mi dice... Ah, questi. Capacità del magazzino più 200. Lo faccio subito. Possiamo intascare più roba. Che poi le musichette sono finite. Stumble Guys è una copia di Fall Guys, Achille. Come fa a essere più bello? Come fanno a piacervi le copie? Fall Guys è mille volte meglio. Si è abbonato oggi, Acuto. Allora, ragazzuoli, andiamo avanti. Su Kick ogni volta c'è meno su. Meno male, Matti. Meglio tardi, meglio recuperarle tardi le cose che mai. Allora, qui potrei buttare l'immondizia effettivamente, perché come si mola così? Perché aspetta, ma io una volta che ho ingrandito posso prendere altra merce allora, scusami. Ancora potenziamenti qua ho da fare. Sblocchiamo il bagno, perché i clienti che devono andare a cagare che fa, non ci vanno. No, dobbiamo sbloccare anche il bagno. Guarda là, per uomo e per donna pure. Il benzina nel senso che fai benzina. Ok, il vulcano si sta un po' calmando. Che se tu non fai determinate cose, quello si incacchia. Ah, un ready tick, grazie per i GG. Hai visto quanto è muscoloso quel signore? Qui vabbè, è un'isola tiki, è normale che si incontra gente palestrata. Poi, andiamo a potenziare altre cosucce. Questo che fa? Permette di noleggiare attrezzature subacquee. Vai, che ora ci andiamo a fare le immersioni. Ma ci immergiamo noi o le noleggio io ai clienti? Forse ai clienti. No, Snafghi, questo è tutto diverso. Qua metti benzina, hai pure il supermercato.
però metti benzina alle auto, alle barche, questo è più figo. Scuba Equipmon. Order Scuba, Narfe Equipo, Use PC, Suvisi Box. Ma non è tradotto questo gioco. Interagisci con checkboard, check da chi. Vabbè, praticamente è per gli altri, non per me. Peccato, mi vuole immergere io. Compro un distributore di carburante per auto. Vabbè, intanto questo lo chiudo per ora. Poi, vedi che il vulcano si sta leggermente calmando. Ancora potenziamenti, qua abbiamo. Mi dovete far spendere un botto di soldi, praticamente. Perché mi punta qui? Questo già l'ho fatto. Mi punta qua. Vabbè, funzionalità. Scaffali, altro. Parcheggio. Distributore di... ancora lo devo comprare, vedi. Acquisto per $250. Tac. E qui andiamo a fare benzina alle auto pure. A posto. Poi che c'è? La festa in barca di Pierre. Questo è bloccato ancora. No, posso comprarlo per $1000. Io sono spicciolato, non ho soldi per ora. Ho $105, che schifo. Quindi dobbiamo rifornire 10 barche, 10 auto, servire 10 clienti al negozio, noleggiare 10 attrezzature per immersioni e uso dei servizi igienici da parte dei clienti, 2 pure. Vabbè. Intanto andiamo a rifillare barca qui. Perché di merce non ne posso comprare, visto che sono spicciolato. Allora, salve, buon essere. Quanta ne vuole? 11 litri, vai. Tac, a posto. Perfetto, ricevuta mancia perfetta. Ahmed Mabr, grazie per la rosa. Traduco il tipo, non la descrizione. No, no. Capita che ogni tanto si scordino di tradurre qualcosa. Ma se mi butto, che succede? Mi immergo pure io! Che bello. E basta, non posso esplorare i fondali marini. Allora, fammi capire qua... che fa lei? Dove l'ha posizionato il fatto... Ah, qui ha tutto pieno. Dovrei comprare... No, un altro po' di schifezze ci entra. Quindi, queste le buttiamo qua. Tac. Guarda te se devo fare pure lo spazzino. Queste le buttiamo qua. Queste le buttiamo qua. Ok, e devo pagare pure per il tizio che si viene a svuotare il cassettone praticamente. Ecco il primo cliente auto, salve. Aspetta, non vedo la pompa, eccolo qua. Quanta ne vuole? Ok, 8 litri. Tac, a posto, se può andare. Cacchio vuole ancora questo? La prendo a testate, vattene via. Allora, cliente, eccomi, si è fatta la coda. Qua dovete fare un sacco di cose, altro che supermarket dove non fate niente. Tac. E probabilmente assumeremo anche dei dipendenti, perché fare tutto noi è un po' improbabile. Scansione riuscite 3, prodotti 3. Ancora ce ne sono qua. Ok. Ah, totale 1, un altro. Ok, latte, succo d'arancia, perfetto, se può andare. Salve, sa, tutto ok? Grande così. Cody, buon pomeriggio. Salve, signorina. Allora, lei ha preso 5 cose. Succhino d'arancia. Perché si è rallentato qua? Succhino d'arancia. Perché è più lento? Tac. Pringles. Succhino d'arancia. A posto. Lei che cosa ha preso? Vada via. Non mi faccia l'ok. Vada via. Non è che ora al supermercato, quando ti passano la merce, tu gli fai ok al cassiere. Non mi pare normale sta cosa. Voi l'avete mai fatto? Perché è diventato più lento sto coso? Tac. Arrivo, non mi strombazzate per favore. E io sono uno. Non è che sono 50. Tutto bene, Cody. Ho iniziato ieri la dieta, Kill. Non credo di essere più magro di ieri. Aspetta l'ordine del che. Quanta ne vuole? Capite, siete lenti. Quanta ne vuole? Vedi che... boom, apposta. You are amazing, vedi? Il cliente è un poliziotto. Qua mi arrivano di tutti i tipi. 200.000 iscritti e speriamo presto. Ti sei riscritto, Acuto? Non vi disiscrivete. Ecco, io faccio fatica qua a farvi iscrivere. Allora, le barche. C'è qualcuno in barca? Mi sa che devo ordinare anche merce, però. C'è qualcuno in barca? No Equipmon. Ok, intanto c'è il tizio. Hai 2 email. Che senso no Equipmon a Scuda Rental? Aspetta un attimo, ci andiamo ora.
Tac, a posto. Non c'è equipaggiamento al coso per le immersioni. Ma dov'è il coso per le immersioni? Io ancora manco l'ho visto. Adam, grazie per i follow. Dov'è il coso per le immersioni? Se gioco in metà gas station e metà supermax. Sì, pinguino, ma è molto più figo secondo me. È molto più vario. Cosa è l'immersione? Dove cavolo è? I tuoi clienti erano al sicuro per un giorno. Contatore morti zero. Ma in che senso contatore morti? Non l'ho capito, stavo. Perché dovrebbero morire i miei clienti? Adam, grazie per il GG. Il mio gioco preferito sono gli horror. Allora, aspetta, qua si sono accumulati i clienti, però. Ma cosa devo fare? Aspettate un attimo, devo capire. Cliente alla pompa di benzina. Mi serve un dipendente. Non so più che fare prima. Un dipendente da mettere qua, magari. E mi sa che per ora non ne possiamo assumere. Ok, perfetto. Poi, al VC ci state andando. Ma dov'è il VC? Io compro le cose, ma io non le trovo. Dove cavolo è il gabinetto? C'era un gabinetto a ste parti. Non me l'ha messo qua. Oppure devo posizionarlo. Là che c'è? Ah, guarda dov'è. È qua, no. È quello. Ah, ok. Qua c'è l'attrezzatura subacquea. Perfetto. Salve. Aspetta che vediamo. Mamma di. Allora c'è qua. Che devo fare qui? Forse devo comprare l'attrezzatura ed esporla. Non l'ho capito questa cosa. Soglia attuale 50%. Equipaggia. Non c'è equipaggiamento. Come cacchio devo fare io qua? Devo comprarlo. Oh Edo, grazie mille. Aspetta, io non so che fare prima. È il benzinaio, è il barcaiolo. È il coso là. 3, 2, 1. Tac. Granny 3, non credo di riportarlo. Allora, cane che abbaia non morde. Non sapete che il famoso è molto persona di nome Gino. Probabile. Allora, assumeremo anche Gino qui. Lo metto in cassa, però, a Gino stavolta. Il nostro Gino verrà a lavorare anche qui sul gas station. Ciao, Harlequin. Come fai ad avere 54.000 follower? Essere come te? Cody, l'account ce l'ho da più di un anno. Per quello. Allora. Fatemi recuperare i messaggi. Mental Hospital. Li rifacciamo in live, casomai. Dove sta andando lei? Ma il VC dove cavolo è? L'ho lasciato io. Io compro le cose. Aspetta, devo comprare l'equipaggiamento. Allora. Bloccato, bloccato. Servizio. Quanta benzina abbiamo? Ah, la toiletta è qua. Ma dove? Che manco l'ho vista. Lo scoop è qui. Quindi accanto al negozio praticamente. Aspetta, aspettate un attimo. Aspetti, buono, che cacchio ha comprato. Che cacchio ha comprato lei? Aspetta, perché la vedo critica. Non so che fare prima. Nastro sporco? Ma come nastro sporco? E dopo lo pulisco, non ti preoccupare. Tieni premuto right mouse per pulire. Prego, prego, buono. Non posso utilizzarlo adesso. Dopo lo pulisco. Perché? Che è caduta la Coca-Cola? Non ho capito. Vabbè, allora. Che schifo è successo qui? Allora, prendo sacchetto di spazzatura. Prendo spazzatura. Butto spazzatura. Aspettate un attimo. Dobbiamo svuotare sto cassetto perché fa schifo. Come... Ah, devo... Aspetta, devo rimettere le mani. Metto mani. Prendo sacchetto. Guarda il casino che c'è qui. È peggio di supermarket questo gioco. Allora, il VC, mi fate vedere sto VC? Ah, questo, sto coso piccolo. Ma fa tutto schifo qua. Ma qua non ci verrà a pisciare nessuno, scusate. Ma mancano solo gli scarafaggi. Io non ce la farei qua.
capisco perché quelle signorine c'hanno il cappello di Natale. Non lo capisco nemmeno io, Aaron. Hanno tutti il cappellino. Guarda qua. Mi scusi, ma lei è muscolosa e c'ha il cappellino del pupazzetto di neve. Ma è un po', non lo so. Chi è che mi ha seguito? Adam, sì, l'avevo ringraziato. Allora, la comincio prima perché dopo ho da fare. Allora, mettiamo la benzina al buon uomo. Veloce pure, che ho un botto di cose da fare. Il vulcano che si sta arrabbiando, non capisco il motivo però. Dovrei continuare a pulire perché lì la sporcizia è quasi a metà. Allora, la merce. Devo ordinare merce. Non so che fare prima. Right shift per pulire. Aspetta che pulisco. Vedi che faceva schifo. A posto. Prendiamo merce. Patatine. Passato, sì. Ok, tac. Tac. E adesso vado ad ordinare un po' di cosucce perché... Vada, vada. Andiamo a ordinare un po' di merce perché... Aspetta che c'è pure da mettere benzina in barca. E devo comprare l'equipaggiamento scuba. Non so che cacchio devo fare prima. Allora, veloce, veloce, veloce. Veloce, veloce, veloce. Tac. Dami, grazie per il follow. Che è successo? Oh, la prossima volta piano. Che mi ha fatto la doccia. Ciao, Ioxil. Sempre prima. Oggi vado in... oggi. Andrò in live alle 3. Che dopo mi alleno un pochino. Dobbiamo scalare la panzetta. La pancetta. Allora, mi sa che devo chiamare il servizio di pulizia cassonetti, perché qua è pieno. Non c'entra più niente, praticamente. Però fin quando entrano le cose, chi se ne frega. Allora. Comunque i clienti non si arrabbiano se tu perdi tempo a servirli. Direi che è arrivato il momento di chiamare l'azienda di pulizie. Che cacchio ha preso lei? Ho bisogno di un dipendente. Tac. 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 Ah, comunque il WC l'hanno utilizzato. Perfetto. Un altro prodotto, sì. Le Pringles. Allora, andiamo a vedere. Facciamo un ordine di qualcosa. Quindi, magazzino. No. Cos'era? Consegna. Prodotti. Ah, l'immersione subacquea, guarda dov'è. Aggiungi. Compriamo. Poi gelati. Ma mi serve un frigo, forse. Utensili. No, questo è il picklock. Martello pneumatico. Potenziamenti. Gestione. Dove lo compro il frigo? Dipendente. Posso assumere qualcuno? Case dipendenti. Addirittura. Una roulotte e alcuni spazi comuni per i tuoi dipendenti cui vivere mentre lavorano alla stazione. Fornisce tutte le necessità di base di cui potrebbero aver bisogno. Ma io manco i dipendenti. Compra almeno una roulotte per vedere la lista di potenti. Devo comprare la roulotte. Ma la roulotte in che senso? Cioè, è casa. $400. Quanti dollari ho? 441. No, non li compro questi cavoli. Prestiti. Posso chiedere un prestito? Richiedo un prestito. Quanto? $2000. Ah, così già me li hanno dati. Ora possiamo assumere tutti i clienti che abbiamo. Tutti i dipendenti che vogliamo. Compro la casa. No, non esiste un giorno horror. Allora, casa comprata. Possiamo assumere un dipendente. Ciao, Salvo. Ora mi chiamo come su Twitch. Edo. Cambiamo nome. Ciao, Antonio. Ciao, Salvo. Tutto bene, tu? Il problema erano gli aggiornamenti, ho finito lo spazio di creazione con gli aggiornamenti, per questo non potevo giocare su PlayStation, ho messo il Pro account su Epic PC. Addirittura. Problema di aggiornamenti di spazio. Quindi vado ad assumere chi? Questo che fa? Quanto la pago questo? $7.98 ogni ora? Ma guadagna più di me praticamente. Questo è di livello 1 e guadagna la stessa cifra. Ah, questo è il distributore. Ah, questa fa tutto. Cassa, pulizia, officina.
distributore, vendita di gelato. Assumo lei, scusami, lei è più livellata. Ha la stessa cifra. Ah, si aggiorna fra 9 minuti. No, assumiamo lei, va. Ok. Quindi sta riposando. L'ho assunta ora, è stanca, poverina. Che fa? Dove, no, nel senso, sta riposando perché dobbiamo assegnarla da qualche parte. Infatti la metto in cassa. E come lavoro secondario, se non ha niente da fare, si va a mettere, va a fare le pulizie, perché c'è da pulire effettivamente. Perfetto. In che senso premium $200? Paga automaticamente. Sì, paga, non ti preoccupa. Vabbè, non so che cosa può succedere cliccando qui. Forse è più veloce, si velocizza un po' la vita. Dopo sì, Edo. Dopo vado a fare un po' di ciclette. Ieri ho fatto i pesi, ho le braccia che non posso piegarle. Consigliare una cosa, visto che ho consigliato pasta e banane, tanto se si crea un canale di cucina. No, Jonas, è già un problema gestire un canale. E vedi che quella messa lì che lavora è già un pensiero in meno. Io mi vado ad ordinare la merce. Che io stavo ordinando effettivamente. Quindi consegna merce, prodotti. Ma invece il banco frigo. Allora fatemi gestione, no. Io ho bisogno del banco frigo, altrimenti i gelati come li vendiamo? Tipo qua ci sono scaffali. Gli scaffali dove si comprano? No, qua no. No, che cacchio fa? Sempre dal computer, allora. Magazzino, stazione di servizio, no? Allora, vediamo una cosa alla volta. Squalo. Da anni un pericoloso squalo si aggira nella zona. Ecco come possono morire i miei clienti. Nel momento in cui lo squalo verrà avvistato dalla guardia costiera, sull'isola suoneranno le sirene. Se non intervieni, lo squalo attaccherà alcune persone nell'acqua per saziarsi. Il che può far arrabbiare molto il ciucciumancio. L'unico modo per spaventarlo presto è usare il cannone. Lo squalo deve essere colpito nella pinna che sporge sopra la superficie dell'acqua o nella sua parte superiore, più vicina alla superficie. La barra della salute dello squalo è visibile nella parte superiore dello schermo. E che quindi devo comprare poi il cannone, non ho capito. Ok, questo è lo scuba. Questa è la gestione. Ma il cannone dov'è? Ma forse è qui nel coso dello scuba. Tempo rimasto? Un'ora? Ma per fare che? Cioè io devo dare $2500 indietro del prestito entro un'ora? Farai mai una live mentre dormi? Molti lo fanno. Non ne trovo il senso, Ed, onestamente. Cioè, c'è qualcuno interessato a guardare uno streamer mentre che dorme? Oh, Marica, grazie mille. I cani tutto a posto, sì. Uno dorme, l'altro pure. 2 milioni di iscritti e magari, Acuto, magari. E oggi purtroppo YouTube è cambiata. Quindi salire è un po' più difficile. Allora, questo che è? Ma, laboratorio sotto la doccia. Punto 1, trailer, nuovo ripiano, decorazione, richiesta, ulteriore progresso nelle missioni. Ma il freezer dove cavolo è? Utensili, no. Funzionalità, scaffali. Gelato, trovato. Oh, beh, 229 pezzi di merda. 269, quello grande. Vai, prendo quello grande. Ok, disponibile uno. Poi, per le sigarette pure. E per gli alcolici. E che fa, non te li compri, scusami. Prendiamo tutto quello grande. Grande per... Sì. Spacciamo sigarette. A posto. E poi... E gli alcolici, tutto grande. Ovviamente tanto abbiamo fatto il prestito, chi se ne frega. Perfetto. Andiamo ad ordinare però pure le cose. Gli scaffali... per ora va bene così. Decorazioni noi non decoriamo. Consegna. Rifornimento carburante, quante ne abbiamo? Ne abbiamo... 51 litri, così poco. Ordiniamo. 300.
300 litri, stazione di servizio, è in totale 351. Posso ordinare? Ho sprecato un botto di soldi, un botto. Quando dico un botto significa un botto. Non ho più soldi. Va bene così. Poi servizi, raccolta dei rifiuti, vedi dov'è. Quanto mi costa però? Non c'è dato saperlo. Vabbè, meglio così. Poi la merce. Consegna. Prodotti. Che cosa ci manca? Tutti gli alcolici, tutto praticamente. Ora tutto, sono spicciolato qua. Allora, la cerveza, che fa non te aggiungi? La fusion, prendiamo un po' di tutto, va. 1, 2, 3, 4, 5, mi manca, cos'è che non ha preso? La blu ha preso, ah, non ha preso questo. Poi, le sigarette. Li sta aggiungendo? Penso di sì. Il gelato. E questa l'avevo già ordinata. A quanto siamo arrivati? Costa $597. Non abbiamo $597. Che cacchio tolgo ora? Allora, togliamo qualche gelato, casomai, non lo so. 597. Devo togliere $97 praticamente. Vabbè, tolgo i Bold Berries. Tolgo questi, i Rainbow Stick. E siamo a 548 ancora. Il Premium Tobacco lo togliamo pure per ora. Siamo a 508. Qualcos'altro, il Super Blend Strong per ora togliamo. A posto, ordine confermato. E siamo tornati spicciolati. Me l'ha preso l'ordine. Magazzino, non c'entra, il magazzino è piccolo. Ma che rottura di scatole. Vabbè, basta mettere i prodotti qui in esposizione, no? Aspetta. Posiziona tutto. Ah, fa tutto in automatico, che bello. Salve. Un po' tutta a cacchio di cane comunque. Però va bene così. Posiziona tutto. Quindi abbiamo svuotato un po' il magazzino. Mi servirebbe un altro scaffale. Però siamo spicciolati. Quindi non possiamo fare niente. Posiziona 5, 10. Niente, vabbè. Intanto mi vado a concludere l'ordine. Qui è un casino ogni volta. Consegna. Prodotti. Mi si è cancellato, ma come? Madonna, perché? Si è cancellato l'ordine. La tua lista. Ah, cioè, possiamo salvare la lista pure. Ciao Emanuele. Ciao Francesco, ciao amante dei cani. Mi attacco le mollette. Che mi sono perso qua. Se noi non salviamo i clienti, cosa succede? Li divora lo squalo, Light. E li perdiamo. La Giove è uscita un attimo. Stumble Guys e Fall Guys sono tutti e due belli. Fall Guys almeno non è buggato. Fall Guys è molto meglio. Anche a livello di skin è molto più bello Fall Guys. Ciao Darking. Corso di francese. Attenzione. Corso di francese. Salve. Ma che cacchio di fine ha fatto quella? Dov'è la signora? Se è andata a letto quella. No, vabbè. Cioè, arriva la sera che quella se ne frega, se ne va a letto. E chi si è visto, si è visto. Allora, aspetta. Io devo fare l'ordine. Potete stare qui a marcire proprio. Non me ne frega niente. Io devo concludere l'ordine. Che tra l'altro i clienti serviti sono a posto. Quindi volendo possiamo lasciarli. Però mi ordino la merce. Non si può mai sapere. Obiettivo sbloccato senza fare niente. Perché? Cosa ho sbloccato? Servizio 5 stelle. Grande. Allora. Consegne. Prodotti. Quindi abbiamo detto alcolici. Prendo un po' di tutto. Tranne l'ultimo. Vediamo. Sigarette. Questo.
questo. Gelati. Questo. E l'immersione subacquea. Aggiunto al carrello. Perfetto. C'è tutto. Per un totale di $565. Non ce li ho tutti questi soldi. Togliamo questo. Magazzino 211 su 255. In teoria dovremmo farcela. 496, va bene. Ordine confermato. Oh, e siamo rimasti spicciolati con $24. Potete stare qua a fare le ragnatele praticamente. No, non sono triste, Kill. Allora, il mio canale su Twitch l'avevo aperto completamente da solo a causa perché volevo provare a vedere Twitch non è male. È orientato a un pubblico diverso, secondo me. YouTube è più per video. Vedi che è stato svuotato qua. YouTube è pure più per video. Però anche le live vanno bene lì. Allora, che cacchio... Ah, il carburante è arrivato. Apriamo valvola, che sta arrivando poi la merce. Si spicci, buon uomo. Si spicci a scaricare il carburante. Guarda lo schifo che c'è qua pure. Allora. Sempre PC, sì, ma ti è da pagare questo. Esce il nuovo album di Leon Fawn, si chiama Leon. Chi è Leon? No, Mati, non c'è su Android. Magari uscirà il clone prima o poi. Ah, là c'è il call. Il cassonetto. Ma io ho assunto una tizia. Com'è che non c'è più? È morta poi la tizia. Allora, aspetto che me ne sto qui. C'è una alla pompa di benzina. Allora aspettami ad affare quelli. E una alla barca. Comunque i clienti non si arrabbiano, non se ne vanno se tu perdi troppo tempo. Questa cosa è buona perché ogni volta non sai che fare prima. Se ne stanno qui fino a quando tu ti decidi a servirli. E quindi va benissimo. Ok. Perfetto. Barche servite 4 su 10. Perché quella è in pausa? Quella mi dice che è in pausa. Però forse se perdiamo troppo tempo, Ciuncio Mancio si incacchia. Arrivo, buon essere. Arrivo. Eccomi qua. Shift. Tac. Perfetto. Ciuncio Mancio non è che si incacchia se noi perdiamo troppo tempo. Boh. Arrivo, visto che la signorina là mi ha lasciato. Allora, 3 prodotti. Pringles. Merendina. Posso avanti lei, poliziotta. Ok, se ne può andare. Perché mi devono fare l'ok? Vai che guadagniamo un po' di soldini. Che sono spicciolato io. Sono come in tutti i giochi, poi, tra l'altro. Non è che cambia la storia. Patatine. Also, arrivederci. Quando pensi di fare il programma di cucina? È uscito ieri un video di cucina. Il riso saltato cinese. La mia auto preferita, la Lamborghini. Oh, Marica, grazie mille. Perfetto, qua fatto. Quindi, noleggio attrezzature per immersione. Dovrebbe essere arrivata la barca, ottimo. Perché la signora se è andata in pausa non lo capisco. Forse è andata a letto. Comunque, svuotiamo magazzino. Tac. 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 A posto, può andare. E andiamo a devo mettere gli scaffali e il frigo. C'è una barca da servire, facciamola che siamo da queste parti. Allora, quanta benzina vuole lei, buon uomo? Veloce, questo mi trascina, sicuro no. Arrivederci. Perfetto. C'è qualcuno alla pompa di benzina, sì. Arrivo, buon uomo, buona donna, buon essere. Perfetto, quanta ne vuole? 14 litri. Ho sbagliato, mi scusi. Stavo guardando lì un'altra cosa. Va bene così. Allora, e cominciamo a mettere le altre. Qui ha voglia, qua possiamo riempire. Questo lo butto. Aspetta, questo lo buttiamo. E mettiamo lo scaffale per gli alcolici, lo scaffale per le sigarette. Se mi ricordassi come accedervi più che altro.
Ah, così, scaffali. Ok, alcolici. Lo mettiamo qui. C'entra, sì. Più o meno, perfetto. Poi sigarette. Ah, quello è alcolici. Sigarette qui. Le sigarette io lo metterei. Ah, a parete questo è. Lo metto qua dietro di me. Bellissimo. E poi il banco frigo. Il bancone gelati. Oh, questo dove lo mettiamo? Lo metterei qua. È pure bello grosso. Mettiamo qua. E so che c'è il cestino. Sposto il cestino. Aspetta. Sposto cestino. Come si spostano le cose? Forse non si sposta. Questo non lo posso spostare. Che senso ha? No. Aspetta. Lo voglio spostare. Come si sposta? Per raccogliere. Poi se posso raccoglierlo allora. Equip pneumatica. Hammer tool. Ah. Niente, vabbè, mi sposto questo. E dove posso metterlo? Io volevo metterlo qua. Non ci va qua. Niente, lo investe. Lo metto fuori? Fuori non ci va. Fuori non ci va. E niente. Vabbè, ho capito. Lo metto qua, da queste parti. Lo metto là. Qua all'angolino. A posto. Perfetto. Posizioniamo tutti i gelati. Non ce ne vanno più. Ho comprato pure quello grosso. L'ho riempito già, ma con due pacchi. Ma che cacchio di fricche è? Mi mangio un cornetto così nel dubbio. Qua possiamo spostare le cose. E niente, vabbè, ho capito. Poi mettiamo gli alcolici. Posiziona tutto, adesso non ci andranno. Oh, almeno questi ci vanno tutti. Le sigarette. Tutto, 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 tutto. Ah, oh, perfetto. Ma sto bancone frizzo fa proprio schifo, non c'entra niente. Allora, e vado a rifornire barca e tizio in auto. A posto. E oggi ho provato un nuovo gioco sulla PlayStation. Che hai provato, Sal? Devo salutare i prossimi giorni, pomeriggio e la mattina. Il mio ultimo saluto. Perché stai partendo, Emanuele? Ho i muscoli? No, benedetto. Sto cercando di mettere su qualcosina, ma ancora è presto. Spicciati a lavorare, faccia di capra. Allora. Non sei bene, ma pensate che ti arresti una volta, a me è successo, non lo so a te. Non credo che qui possa succedere, Jonas. Anche io porto questo gioco sul mio canale, è molto bello. Molto bello, te lo consiglio, Acuto. È molto carino come gioco. Ma quindi l'equipe è arrivato qua. Com'è che ancora qua non funziona niente? Ma come non c'è equipaggiamento? Ma scusami. Decorazioni. Ma io l'ho comprato lo scuba kit. Vedi dov'è? Ma sarebbe questo? Dove devo mettergli sti occhiali, scusa? Salve! Vuole degli occhiali? Dove devo mettergli sti occhiali? Ah, poi qua è pieno di maschere. Non l'ho capito, se devo mettere un qualcosa qua dentro. Ah, qua? Aggiungere di piano. Consegnati scatola 0 di 4. E nel magazzino 0. No, c'è qualcosa che non quadra. Li ho buttati proprio. Non me li fa mettere perché li ho comprati. Non lo sto capendo questo. Ah,
Allora, zaino, prodotti. Non c'è più. Cioè, sono quegli occhiali. Perché ci devo fare con gli occhiali? LMB per raccogliere. E poi, che ci faccio con questi occhiali? Aggiungere ripiano. Non me lo fa fare. Li butto dentro. Bellissimo. Conservate in scatola 0 di 4. Non l'ho capita sta cosa. Ma devo comprare qualche scaffale. Devo andare lì. Aspetta, questi me li porto. Li butto qua. Forse devo comprare uno scaffale adatto per questi occhiali. Esatto, sniper. Ricordiamo gli orari. È da 5 ore che cerco di installare Scream 4 versione 02 beta, non lo trovo. Perché proprio la 02 beta? Allora, fammi vedere qua. Funzionalità, altro, vediamo altro. No, questo si è sbloccato, parcheggio, distributore di carburante, barca di pier. E questo non fa niente. Poi, gestione è questo. Poi, quello è andato a pulire. Scaffali, spunti. No, come scaffali non c'è altro qua. Decorazioni, sottocatore, dipendente, prodotti, fornimenti carburanti. Equipaggiamento scuba. Ne prendo 4, che dobbiamo fare? E mi costa 155 senza costi. E faccio l'ordine, che devo fare? Ne compro altri 4. Forse non lo devo aprire, boh. Arrivo, buon uomo, arrivo. Ecchi me, devo assumere un altro essere. E comunque mancano 12 minuti per dare il prestito di 2500 dollari. Ma chi ce li avete visti che ho speso tutto qua? Oggi falliremo, ragazzi, sappiatelo. Ti ricordi Evil Within? Evil Within me lo ricordo come se fosse ieri. Il primo è veramente difficile di Evil Within. Ah, lavori? Ok, Manuel, tranquillo. No problem. Che lavoro fai, Manuel? Allora, nel frattempo rifornisco barca, sì. Andata da là, sono tutto bello quello di ice cream. Lo so, lo so. Ma ci torniamo in qualche gioco mobile, ci torniamo anche in live. Arrivederci, si sta incacchiando Ciunciu Manciu però, che devo fare? Che devo fare per farlo calmare? Allora, sta arrivando l'attrezzatura scuba, nel frattempo mi vado a fare l'auto. Allora. Salve, buon essere. Allora, tac. 15 litri. Nella beta si può aprire la porta viola. Ah, è un bug forse, Light. Ecco perché. Sì, ma non c'è niente tanto. No, non gioca a FIFA, Vittorio. Allora, qua ci sta pensando tu. Salario, 47 dollari. Ma perché? Per fare che cosa? Non stai facendo un cavolo. Almeno pulisci. Non sta facendo niente, si sta prendendo tutti questi soldi giornalieri. Per non fare il nulla proprio. Questa buttiamola. Gli avevo detto di pulire pure. Non fa niente. Ho assunto una ciccia che non fa niente. Allora, intanto vado a prendere la merce. Vaschette di pomodori al magazzino. Devo capire se il pomodoro è marcio oppure no. È bravo Emanuele, è buono, buono. Almeno cominci a guadagnare qualcosina e compri tutto quello che ti serve. Allora, quindi lo scuba c'è, il magazzino c'è. Quindi io vado lì. Giusto.
e interagendo con quella cassettina dovrei poter riuscire a mettere qualcosa dentro, no? In teoria. Che poi non ho capito gli squali com'è che mi attaccano. Il cannone io non ce l'ho. Come faccio a difendermi dagli squali se io non ho un cannone per sparare agli squali? O forse è quel ponticello che abbiamo visto che costava 1000. Allora, aggiungi 4. Oh, vedi che adesso c'è. Aggiungi al ripiano. Conservati in scatola nel magazzino Z. Perché? Io ne ho comprati 4. In uso. Ok. Ma quindi quegli occhiali, questi li ho aperti, quindi non si usano più. E che fa? Me li porta a casa? Ma che senso ha? Vabbè, buttiamoli qua, che vi devo dire. Allora, quindi soglia attuale 50% imposta. C'è il rischio del 20% di morte. Più aumentiamo qua. Ah no, più aumentiamo, più si abbassa la percentuale di morti. Perché sta cosa? 1%. No, lo lasciamo al 5%. 90%, no! No, che qua la gente ci muore. Ah, quindi più utilizziamo... Ah, forse è la carica della bombola d'ossigeno, forse. Non l'ho capito. Vabbè. Qualcuno ci morirà oggi. Chi se ne frega proprio. Allora, dobbiamo capire come difenderci dagli squali. Devo cercare di dare anche il prestito. Quanti soldi ho? 417. Dobbiamo fare un sacco di soldi prima di 7 minuti. Altrimenti viene qua il ciuccio mancio che si incacchia. Allora, faccio benzina, via, tac. Nice, vado a fare l'altra benzina, veloce, veloce, veloce. Non ce la farò mai a fare 2500 euro. Non ti buttare, ciccio. Allora, benzina, benzina barca, benzina barca. Veloce, veloce. Vai, vai che ce la facciamo. Devo fare un botto di soldi. 2000 euro devo fare. Sto cercando un modo di stare a scrivere. Osama, ciao. Ciao Ludovico. GG. Capretta GG, vedete che figa la capretta GG. Il tuo cliente è morto. Ma come? Come è morto di infarto? E Ciuncio Mancio si è incacchiato. Ho capito, ma se le immersioni non le sapete fare, non le fate. Non è che ci dovete rimettere la vita nel mio posto qui. C'è morto uno. La tomba dov'è che ce l'avete fatta qua? Cliente la pompa di benzina. Capito, ma se morite non è che è colpa mia pure. Imparate ad andare sott'acqua prima. Ci muoiono comunque perché l'attrezzatura fa schifo. Più l'aumentiamo il livello, più non ci muoiono. Più è meno probabile che non ci muoiono. I tuoi clienti erano al sicuro per 0 giorni. Contatore morti 1. C'è crepatone. Vabbè. Questo che è? Un'insegna caduta. Allora, dovrei fare soldi io. Dovrei fare un botto di soldi. Sta finendo pure il carburante alla stazione di servizio. Growing importance. Ho bisogno di soldi. C'è il cliente alla cassa? Perché? Emily, spicciati. Poi, quello se ne sta andando. C'è uno alla barca. Arrivo, buon essere. Quello ha già finito di lavorare, se sta andando a casa. Eccomi, buon essere. Tac. A posto. Ce la farò mai? Ho $790. Mancano 5 minuti. Ce la faremo? $7. Quella se n'è andata. Vai a pulire, vai, spicciati pure. Non ci sono macchine da servire. Non ci sono clienti. Non ci sono barche. Quella se ne sta andando a casa. Da là. Tu sei una brutta persona, sappilo. Mi stai abbandonando alla mia... Guarda dove vive, vediamo. La PS5, Emanuele, sì. Lavorando.
Ma vive qua? Ma da come se la corre quando finiscono di lavorare? Vado. Fa la maratona. È meglio se c'era Gino, Pienone, Perotti. Questa è Gina. Ah, riposa qui. Ah, perché è stanca, poverina. Ah, le posso parlare. Ah, tutto qui. No, va bene così. Allora, dormi, riposati, ciccio. Allora, c'è tizio alla pompa di benzina. C'è tizio alla barca. Mancano 4 minuti. E io non ce la farò mai a accumulare $2,500. Quindi siamo fregati, ragazzi. Fallimento in corso. Se io riesco a completare la missione, è possibile che mi diano dei soldi. Quindi aspetta che vada a rifornire barca. Tac. Ok. Ciao Miki. Stasera cosa ti cucini? Stasera insalata, Salvo. Sono a dieta. Altro che cucinare. Non so quante ne possa aggiungere su YouTube. Alle 5 mi sono fatto già 3 ore di live alle 5 praticamente. 2 ore più o meno. Quindi direi di no. Allora. C'è qualche cliente in cassa. Arrivo. Ma i clienti in cassa li ho fatti tutti. Vabbè, mi servono i soldi però. Shift, veloce. Ok. Comprate più cose. Che sono sti... Ah, ha comprato 11 prodotti. No, non le facciamo cadere. Ah, forse il tappeto più è sporco, più si rallenta. Ecco qual è l'inghippo. Pulisci, che lo velocizziamo. Vedi, ho capito adesso perché. Questo qua. Altri 3. Ecco perché mi si rallenta, perché si sporca. Fatto. $47, non ce la farò mai. Oh, 935. Pompa di benzina. Arrivo, buon essere. Ok. Tac. Perfetto. Poi. Bot fueling. Arrivo. 10 in tedesco. Ma bravissimo, Edo. Io manco so dire ciao in tedesco. Allora, tac. Ok. Mi è seduto 25, qual è stata la tua reazione? Normale, Emanuele, perché non l'ho ricevuta, l'ho comprata. Ecco perché. Ci ho fatto pure un video di unboxing. Ti piace fare questo hobby? Mi diverte, Acuto. Da anni un pericoloso squalo. Questo è il re del mare. Questa è la voletta. L'unico modo per spaventarlo presto è usare il cannone. Acquistane uno il prima possibile per salvare i tuoi clienti. Ma perché è stato avvistato? È stato avvistato lo squalo. Devo comprare il cannone. Ho $1,000. Manco un minuto. Come faccio a comprare il cannone? Guarda, sta arrivando. Aspetta, compro il cannone. Prima si ciuccia i clienti. Oppure. Non lo so. Che devo fare? Aspetta, se si è servito. Dove lo compro? Utensile. E qui? Cannone. $500. Vabbè, pazienza. Oh. Dove lo mette, però? Ah, lo equipaggio. Arrivo. Squalo di merda. Farò vedere io. Eccolo qua. Premi il pulsante sinistro del mouse per iniziare a sparare. Quando spari allo squalo, prova a colpire uno dei due punti, la pinna o la schiena. Un colpo alla pinna provoca più danni allo squalo, la barra dei punti di vita. Ok, andiamo a shottare lo squalo, ragazzi. Sono armato fino ai denti. Il gioco si è trasformato in COD. Ma dove lo colpisco? Da dove attacca, scusa? Mi serviva il molo lungo. Se n'è andato. Come se n'è andato? Dov'è? Ma avete fatto comprare il cannone per $500 e lo squalo se n'è andato. Ma siete delle brutte persone allora. Lo squalo non c'è più. E manca un minuto. 14 secondi. E non sono riuscito a pagare il debito. Ciunciumancio si è incacchiato. Stai ruttando praticamente. 5, 4, 3, 2, 1...
Ecco, là si è incacchiato Ciuciu Mancio. La rabbia è aumentata a 60. Mi ha tolto 624 dollari. Tutti in fiamme. Oh cavolo. E io che faccio? Che devo fare? C'è un'email. Io nel dubbio, stai ruttando tutto. Mi vado a leggere l'email. Non si sa mai. Aspetta. Perfetto, giusto così. Leva sto cacchio di cannone. Allora, l'email, posta. L'email, cannone. No, questo è il cannone, me ne frega il cannone. Quindi come faccio? Che devo fare? Devo... Si è azzerato tutta la sfida. No, si è fatta. Completa la sfida, secondo l'azienda, acquista la sfida del surf, doccia, proprio per aumentare i tuoi guadagni. Come faccio a calmare Ciuciu Mancio? Devo comprare qualcosa da offrirgli. Qualcuno lo sa? Ti sembra lo stesso gioco, Vittorio? Di Palermo, Jonas. Sto gioco è la prima volta che lo porto. Allora, come cacchio faccio a calmare Ciuciu Mancio? Si è calmato da solo. Quindi qual è il malus che mi ha tolto 600 dollari? E sono rimasto con 23 dollari, giusto, come giusto che sia. Però non è morto nessuno, insomma, qualcuno sì. Pensavo peggio, onestamente. Allora, e quindi refillo. Devi fare tutto da capo. No, meno male no, meno male, acuto. Tutto da capo no, ma ci è mancato poco. Io sono andato a comprare dei robot, no? Intanto guardo tutta la live. Bravo Blackpink, guardiamoci tutta la live. Nel dubbio. Quindi, schifezze in giro. L'essere è ancora in pausa, quindi ci devo pensare io. Ok, tac. Tac. Patatina. Cioccolatini. Merendine. Bibite all'arancia. Bibite all'arancia. Alla fragola. Fatto. Arrivederci. Allora. Quindi si è sporcato tutto. I detriti. No, vabbè. È pieno di detriti in giro. Qui c'era un bagno. Mi ha distrutto il bagno? No, così chiedo per un amico. Non mi dire che mi ha distrutto il bagno. Cioè, devo ricomprare il bagno. Come si faceva a vedere quello che si ha e quello che non si ha? Mi ha distrutto il bagno. E come faccio? Lo devo ricomprare. Allora, dov'è? Funzionalità. Scaffali, no? Parcheggio. Distributore. Barca di Pierre. La barca della festa attraccherà qui. Dove cavolo l'ho preso il bagno io? Ciao Robloxine. Ciao Blackpink. Oh, grazie mille, Acuto. Grazie mille, ragazzuoli. C'è il mare, sì, Miki. Traffic escape, ovvio, mi ricordo. Allora, ma quindi... Bloccato, no. È bloccato, ma io... Questo è lì, no, aspetta un attimo. Allora, non è quello il bagno. Ah, il bagno. Ah, c'è il bagno. Ah, ok, è bloccato. È qui, ma è bloccato. Ah, mi stavo preoccupando, onestamente. Vabbè, come va qui lo scuba? Sta finendo la merce? In uso 63%.
Questa, lei fa le immersioni col cappellino di Natale? Mi fa piacere. Com'è andata, buon uomo? Le è piaciuta l'immersione? Allora, comunque Ciuncio Mancio qua si sta arrabbiando. Io non lo capisco perché si arrabbia. E soprattutto non capisco come calmarlo. Nel tutorial ti fanno utilizzare gli idoli. Ma io gli idoli dove cacchio li vado a prendere? Allora, eccomi buon essere. Nel video unboxing, bestioline, come no. Sì, ma il tuo non sarà bestiolina, Emanuele, perché sarà la slim. Quindi non sarà proprio bestiolina. Allora, piglio patatine, tac. Piglio. Tac. Tac. Great. È tornato il poliziotto. Salve, signor poliziotto. Ma quella che cacchio di fine ha fatto? Il problema di sto gioco è se tu chiedi un prestito, lo devi dare di nuovo prima che il vulcano si incacchi. Entro il tempo limite. Lo studio alle medie. Famoso per saper parlare il tedesco senza averlo studiato? Ma hai vissuto in Germania allora. Aspetta, si è sporcato tutto qua. Ok. Tac. 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 A posto. Arrivederci e buona giornata per lei. Le persone col cappellino di Natale. Questa io non me la spiego. Però è così. Non c'è niente da fare. Quanta benzina le metto? Buon essere. A posto. E niente, dobbiamo fare un po' di soldi. Devo ordinare l'equipaggiamento pure. Ma perché? Non ho mai soldi. È peggio di... di supermarket. Il gelato c'è. Il gelato non si vende. Le sigarette ci sono. L'alcol. Qua più o meno c'è tutto. Non posso mettere l'altro. Posiziono tutto. Mettiamo altra roba qua a posto. Qua non ho altro. Dovrei ordinare qualche merendina. Vendo un sacco di biscotti, di patatine. Gli snack li vendo. Le bibite un pochino meno. Le sigarette manco per niente proprio. Sigarette non si vendono. Quella sta andando a pulire. Gli alcolici qualcosina sì. Vabbè, niente. Allora, vado a comprare le attrezzature scuba. Consegna. Mister Critico, grazie per il follow. Ci sono anche i gelati, sì. Abbiamo un po' di cosucce. Poi abbiamo le cure dell'auto. Possiamo lavare le auto. Possiamo vendere i giornali. Possiamo fare un po' di cosucce. Allora, completa... Acquista lo stand del surf doccia e workshop per aumentare i tuoi guadagni. È tutto bloccato per ora. Ah, il car wash sbloccheremo per lavare le auto. No, vabbè. Gioco dell'anno, ragazzi. A proposito di gioco dell'anno, domani esce un video su un altro gioco dell'anno. Fladan, ben ritornato. Non vi perdete il video di domani, ma neanche quello di ieri che ho fatto il riso. Domani nuovo gioco dell'anno. 67 sub. Grande Roblox, sai. No, non lo faccio. Preferisco giocare sempre le versioni, quelle ufficiali, quelle definitive. Allora, lei si è messa a lavorare qua, perfetto. Allora, niente, dobbiamo completare la sfida. Però mi devo ordinare qui le cose. Ogni volta me lo scordo. Quindi prodotti, immersione subacquea. Questo che è? Ah, oggi costa 35. Ah, ci saranno pure le offerte allora. Va bene, compro 4. Perché sono spicciolato io? Devo fare. Senza costi. Buono. Ordine. $165. Poi che posso comprare? Qualche spuntino. I gelati ce li abbiamo. Le sigarette più o meno ce le abbiamo. Ce le abbiamo. Qualche spuntino. Cos'è che manca? Abbiamo un po' di tutto praticamente. Quindi che cacchio compro a fare? Sì, abbiamo tutto. Le patatine stanno finendo. E questi. Prendiamo questi due. Come bevande alcoliche. Più o meno le abbiamo. Questa non l'abbiamo presa. Prendiamo pure questa. Le analcoliche invece le abbiamo. Le sigarette queste non le abbiamo. Vabbè, prendiamole, va. Queste sono finite.
E il gelato, questi due. Quanta è la spesa? 150, senza cose, $205. Non abbiamo i dollari. Che rottura di scatole, però. Tolgo di nuovo la chef, non ho capito. Eppure questo, 182. Eppure questo. Niente, che dobbiamo fare? Oppure tolgo questi. Che quelle si sono venduti tutti. I primi un tabacco si sono venduti. E prendo questi. Totale 159. Ordine! Che? C'è una consegna in arrivo, ma dov'è? Tra l'altro non ho manco salvato. Ah, giusto, perché ho ordinato già quelli. Vabbè, pazienza. Allora, andiamo alla barca. Dobbiamo servire ben 20 clienti alla barca. La birra... I prezzi li autogestisce, non possiamo impostarli noi. Non è come su supermarket. Noi possiamo solo posizionarli, vedi? Mi compensa il gioco che hai fatto bene. Il gioco è molto divertente perché hai tante attività da fare. Metti benzina, poi ci sarà il car wash per lavare le auto. Quindi hai tante attività. Che cavolo. È terribile. Non so, te la metto di più, te la metti pure. Ma va a cagare, va. Quello fa il moonwalking. Ciao Alessio. Come ho fatto a fare 187.000 sub? Impiegando 10 anni della mia vita su YouTube. E vai a dire a lui Light. Che me lo dice a me. Allora, vediamo. È arrivato tutto. Chi è? Allora, ritiriamo sta merce. Dovrebbe esserci anche lo scuba qui, no? È tutta sta immondizia qua. Non mi viene a pulire nessuno. Che devo fare? Forse più il posto è sporco, più Giungiumanciu si arrabbia. Forse per quello si arrabbia. Possibile. Intanto metto tutto qua. Che è l'unico posto in cui poter mettere le robe. Vabbè, questi sacchetti li prendo. Li metto lì sopra. Giungiumanciu, non ti arrabbiare. Sto pulendo. Perché si arrabbia? È arrivato già a 14. Non ho capito sta cosa. Come calmarlo. E lì sotto non c'è più nulla da pulire. Questi no. Vabbè, niente. Questi no, a posto. Il magazzino è praticamente vuoto. Quindi vado a servire barca. Penso sia arrivato il kit scuba. Allora, metto qua. Tac. Posto. Ed è a 15. Perché si arrabbia? Non ho capito perché si arrabbia. Rabbia 15. Metto benzina. Ed è a 15. Qua c'è altra schifezza da ripulire, no? Qua è tutto a posto. Benzina gliel'ho messa, niente. Allora, andiamo a mettere lo scuba là. Le notifiche non arrivano come flash. Vedi che ogni tanto le notifiche arrivano. Allora, quindi vado qui e aggiungo tutto. A posto, aggiungi di piano. Che poi io metto 4. Ah, perché già uno lo utilizzano. Stato carburante basso. Devo ordinare il carburante. Ma non c'è un computerino qua. Non c'è un cavolo. Devo ordinare il carburante. E finiranno di nuovo tutti i soldi. È peggio di supermarket questo gioco. Allora, carburante. Leo dice ciao. Stato di servizio. Consegna. Rifornimento carburante. Ne abbiamo 25 litri su 400. Montacci sua. E quindi 300. Carburante è a 1,95. Importa $585. Ma chi ce li avete visti?
A chi ce li avete visti sti soldi? Resetta l'ordine per 200 litri. E ne prendo 200 litri per ora. Non si guadagna. Arrivo buonessere a 127. Il magazzino è vuoto, Miki. Il magazzino è vuoto perché non riesco a fare ordini, perché non ho soldi. Che cacchio fai? Va, pulisci. Secondo te ti sembra pulire quello, lo stare impalata qui e non fare un cavolo? Signorina, io la pago anche profumatamente. C'è da dire. Allora, noi di attrezzature surf e attrezzature immersione. Ma l'attrezzatura surf dov'è che le compro, scusami? Perché altrimenti non possiamo andare avanti. Vabbè, facciamo un po' di soldi così prima. Poi c'è da rifornire clienti. Uso della la doccia devo comprare pure. È finito il carburante. Me lo stanno portando. Abbiate un attimo di pazienza. C'è di capra. E sta arrivando. Vabbè, aspetto qui. Non ti buttare. E poi mi hanno fatto comprare il cannone 512, 500 dollari. E lo squalo non si vede, non si vede. Amelie is the new Gino, esatto. Gino l'impala, quella è la moglie di Gino quella. La signorina, io la pago, sta immobile. Gino 2 la vendetta. Gioco Gas Station Simulator. I soldi sono pochi, se ne fanno veramente pochi. C'è il cliente alla cassa, ma Emily è lì, no? Allora, non vi posso dare manco la benzina. Potete arrivare in 8000. Se non arriva la benzina, vi potete attaccare tutti al cactus. Qua c'è tutta... Ah, no, meno male. Qua posso fare pure ordini. Vai che arrivate. Vai, spicciati. La barca più lenta dell'universo. Se io apro ora... Non mi fa aprire ora. Gino 2.0. Io direi 0.2 più che altro. Un piccolo aggiornamento di Gino, ma sempre buggato è. Allora, fatto ciò, te ne puoi andare a funghi, scarica. Allora, abbiamo 280 dollari. Posso comprare qualcosa con 280 dollari? Cosa che mi serve qua? Utensili? No. Cannone, martello pneumatico. L'aerografo, l'aspirapolvere, il computer portatile. Vedi che qua c'è. Funzionalità. Gli scaffali no. Altro. Allora, parcheggio. Distributore pronto e festa in barca di Pierre, no. E dove cavolo è? La doccia. Decorazioni mobili, monumenti mobili. No, questi sono solo mobili, questi sono. Monumenti. Altare per rituali. 1500. Luogo comune, fini religiosi, sociali delle società insulari. Addirittura. Forse qui possiamo pregare. Gorilla Tamai. Possiamo pregare e calmare il vulcano, forse. Aspetta. Comunque è tutto che costa, non abbiamo niente. La doccia dove cavolo la vado a prendere? Servizi. No, prestito non ne chiedo più. Prestiti non ne chiedo più, veramente. Cioè, non posso restituirli. Prodotti, non c'è. Decorazioni, mobili, abbiamo visto. Funzionalità, scaffali, altro. La doccia dove cavolo si vende? Potenziamento. Forse devo raggiungere... Ah, devo comprare il livello 3. Ah, ecco dove l'inghippo. Level up di stazione di servizio, livello 3. Ora possiamo comprare la doccia. Ciunciumaccio, non ti incacchiare perché veramente... Ti cemento. Gino 9.0. Non proprio. Abbiamo anche decorazioni mobiliari in questo gioco. Allora, quindi... Nuova mail... Leggiamo la mail. Vediamo un po'.
che mi avete scritto. Ristrutturazione della stazione di servizio. Se non rende la stazione veramente. Non puoi fare funzionare un business senza sporcarti le mani. Almeno un po' sì, con specifici polo. Non farti. In ogni caso, questo martello pneumatico dovrebbe essere perfetto per il lavoro. Non parti in quarto, secondo me vediamo un punto per volta. Martello. Se qualsiasi muro dell'edificio principale della stazione ti verranno addebitati i costi per. Possiamo abbattere le mura e farne delle altre. Però paghiamo tutto. Puoi cambiare anche la posizione delle porte e delle finestre, dato che sono parte del design del muro. Ma non è tutto. Puoi anche spostare i cestini. Oh, possiamo spostare i cestini finalmente. E la cassa. Quando quando smanetti con il registro, adesso riuscire a sentire con il design. Vabbè, quindi abbiamo sbloccato il martello pneumatico. Ma devo comprarlo, però. E qua si shoppa tutto qua. Officina. Ripristina per 250 dollari. No, 250 dollari. Che devo comprare prima. Allora, utensili. Aspetta. E quindi ora posso comprare il martello pneumatico per 575 dollari. Ma questi gran cavoli proprio. Allora, mentre la doccia. Alla fine dov'era sta doccia? Ancora non l'ho trovata la doccia. Forse già si è già messa. Officina, magazzino. Gestione, toilette, parking spot, gas station, PR, fuel dispenser, scuba. La doccia dove cavolo è? Questa è sempre la gestione. Non trovo la doccia, potenziamenti. Ah, la devo comprare tutto in questo cacchio di gioco. Non abbiamo soldi per niente, 150. Vabbè, dai, me la compro. Almeno abbiamo la doccia. Guadagniamo un pochino di più. La vasca da bagno non credo ci sia. Non lo so onestamente. Il gioco era fatto. Non era tanto successo secondo me. È molto carino. Non è nulla di così eclatante. Però è carino. È più vario almeno di gas station. Di supermarket. Comunque, con i potenziamenti, comprandoli più che altro, si calma un po' Ciunciumancio. Quindi, eccolo, spiegato l'inghippo. Più perdiamo tempo a non fare niente, più quello si incacchia, fino a deruttare. Soprattutto quando non restituisci in tempo i prestiti. E allora, arrivo ciccio. Adesso andiamo a vedere la doccia. Allora, li ho punteggio per mancio, ok. Quanto carburante abbiamo? Me lo fa vedere. Poi. Allora. La doccia dov'è? È questa la doccia, no? Sì. Un dollaro una doccia. Guardare qualcuno che fa la doccia a 2 dollari. E fare la doccia con me 10 dollari. Addirittura. Ma scusa, ma che è? Serpentus, ciao. L'8 marzo. Piano piano, Jonas. Fai pubblica anche gli short e quelli portano pubblico. L'abbonamento ti dà l'emoticon, ti dà la possibilità di giocare con me quando giochiamo a giochi multiplayer. Ti dà la possibilità di guardare i video in anticipo prima dell'uscita ufficiale. Penso basta, non lo so, non mi ricordo. Sicilia Light. Allora. Niente, dobbiamo fornire le barche e le auto. Alla barca c'è qualcuno? Sì, andiamoci. Poi dobbiamo servire altri clienti al negozio. Noleggiare attrezzature da surf. Devo comprare, madonna. Quante cose. E io che sono sempre senza soldi. Devo comprare pure la merce. Uso dei servizi igienici da parte dei clienti 2 su 4. E uso della doccia 0 su 4. E auto riparate 0 di 5. Quindi mi servono altri soldi. Lo scopo della vita, praticamente. Fare soldi. La mia materia preferita al liceo artistico. Materia preferita... All'ultimo anno mi piaceva la matematica.
Sicilia Light. Che città? Allora, cliente in cassa. Perché quella se n'è andata a letto. Com'è? Che fine ha fatto quella? Perché c'è tutta sta immondizia qua? Ah, si è allargato! Bellissimo. Aspetta che serviamo sti clienti. Diamo una ripulita, che è troppo lento sto coso. Ok, tac. Devo ordinare anche della merce però. Mi sta finendo. Super, vada via, vada via. Perché avete tutti sti cappellini ancora non l'ho capito. Però se sta bene a voi. Tac. 12 prodotti. Addirittura. Non c'è una cassa automatica, no? Devo farlo tutto manuale. È caduta una bottiglia là sotto, va bene così? Sotto la cassa. Va bene così? 3, 2, 1. Va bene così. Arrivederci alla prossima, signori. Perfetto. Abbiamo la bellezza di $469. Gli alcolici sono quasi finiti. Si è allargato tutto. Questi lì. Ah, questo dovrei spostarlo. Non mi serve il martello pneumatico che costa $500. E col cavolo proprio. Questo butto qua. Facciamo un po' di pulizia, questa è quella che è andata a letto. Poi c'è la barca, andiamo a servire la barca. C'è un ciumancio che si sta per arrabbiare al 15. Allora, Echime. Etta. Ciao Bruno. Allora, non ci sono clienti per adesso. Lo scuba a che punto è? Intanto vado a togliere quello che c'è qua. Delle schifezze del mondo. Che fine ha fatto la cassa? Ecco. C'è pure. Ti danno punti se tu lanci e fai canestro. L'ha preso. È entrato. Non è caduto, ma è entrato. Ho fatto canestro, ragazzi. Ok. Non so se mi hanno dato soldi, però. Che cacchio è sto coso? Un presente. No. Una bottiglia? Che cacchio è sto coso? Dove mi trovo? Che è successo? Che è successo? Bah. Non fe... Perché non ci passo? Allora, li usciamo sti bidoncini, per favore. Vai, canestro. Boom. In testa, sì. Mi scusi. Non l'ho fatto apposta. Il pesciolino, che ci fa sto pesce qui? Ma se i pesci li offro a Sunjuma, quello si sta arrabbiando. Ma che devo fare io? Un cubettino di legno. Arrivata la barca. Arrivo, buon essere. Allora. Salvo, grazie per la condivisione. Allora, questo lo ficco qua. Vada, ok. 15 litri. Per un totale di quanto cacchio di litri ho? Completo, sì. E non mi dice quanto litri ho. E abbiamo un totale di $658. Comunque, noleggio attrezzatura da fatto. Attrezzatura da surf. Vediamo se possiamo sbloccarla, va. Quanto mi costa? Allora, utensili funziona. Dov'era? Altro. Parcheggio, carburante, stembarcapierre. Ora dov'è sto coso? Il surf dov'è? Potenziamento, ah, sempre qui. Surf 250. Permetti di noleggiare attrezzature subacquee. Perfetto. Anche a me piace la matematica, ma la trovo difficile. Può sembrare difficile, però se tu impari il meccanismo di quello che vai a fare, poi ti risulta non troppo difficile. San Marino. Ciao, Wert. Ma che zona è San Marino? Allora. Niente, dobbiamo comprare l'equipaggiamento. Quindi, consegna, prodotti. Surf. Adesso abbiamo la cura dell'auto. Addirittura c'è l'olio, c'è lo spray, la spugna e il giornale. Ma da mettere dove?
sempre all'interno del negozio. Quindi se io vado a comprare le funzionalità scaffali, ah, vedi? Sì. E il car care, $252. Madonna. E l'espositore per i giornali, $189. Prendo solo i giornali per ora, va. Devo comprare l'attrezzatura. Attrezzatura, surf, 35, ne compro sempre 4. E poi immersione subacquea, ne compro disponibile 0, devo comprarla pure. A posto. Per un totale di $280. Come si fa? E sono rimasto con $30. Cioè è impossibile andare avanti con questo gioco, però è un po' impossibile. Ciao Gigi. No, oggi penso solo questo. Ciao Victor. Non lo so, Acuto, che gioco porto prossima live. Io le live le decido al momento, praticamente. Ma io ci vedo anche un altro YouTube, bella faccia, sì. Questi sono i giochi dell'anno, Acuto. Questi sono i giochi semplici, immediati, ma tu ci perdi la vita poi per giocarci. Nel senso che ci passi un sacco di tempo. Ma tutte queste stelle dobbiamo toglierle. È tutta immondizia. Le stelle secche, poverine. Buon contenitore qua, potevate mettercelo però. Non da fa tutto il giro. Oppure uso il sacchetto della spazzatura. Facevo prima. Scusa, abbiamo dei sacchetti alla spazzatura, perché non usarli? E vedi che... sfruttiamole le cose! Almeno questo. Queste, le conchiglie, i massi abbandonati non si prendono. Questi non ci entreranno mai nel sacchetto, però va bene così. Almeno le cose piccole. Poi, qua non c'è altro. Qua, vedi, ci sono altre stelle. Forse il sacchetto è pieno. Il sacchetto è pieno. Come lo svuoto? Ah, così. Prendo un altro sacchetto. Non l'ha preso, perché? O forse non raccoglieva quelle. Si è buggato. Ah, non è ancora pieno, vedi. Meglio così. E con cosa lo riempio allora? Oh, qua un botto di roba, c'è qua. A posto. Puliamo. Ciunciumanciu si... cioè, si abbassa la sua ira pulendo la spiaggia. Qua che c'è? Distributore di palline. Di palle. Di cocchi. Combattuale. 5 consecutivi. Meno uno al prezzo del cocco. Cacchio è sto? Ho preso un cocco. Non l'ho capito questa cosa. Fammi posare qua. Devo lanciarla lì. Devo fare canestro, no? Da qua ci può andare. Non cadiamo nella lava. Qua forse li do. Che sali. Li doniamo a Ciunciumanciu i cocchi. È successo qualcosa? È calata la sua ira? C'è qualcosa. C'è qualcosa che non quadra. Devo fare canestro lì. Volevi. Fatto. E che cacchio succede? Ah, gli diminuisce. Ma perché serve il canestro? Scusami. Liscio. Liscio. Farò tutta la live così, ragazzi. Liscio.
Ma se glielo porto direttamente, che fa? Non se lo prendo lo stesso. Ma li pago. 8, diminuisce, vedi? Li pago i cocchi. Quanto cacchio sto pagando? Se glielo... Ah, perché mi scompare. Serve a calmare Ciunciumancio, però dobbiamo lanciarli da qui, altrimenti mi scompare. E spreco soldi. Facce di culo. Allora, tac, liscio come le banane proprio. 60, liscio. Un cocco quanto costa? 5 dollari. Ma che? Non è entrato. Ciunciumancio, non è che posso spendere 8.000 euro per darti da mangiare io, però. Giusto? Vabbè, lasciamolo così. I video di Bonavista che fanno il capitolo 6. Ciao Ludovico. Sacchetto che rilascia quando riempi, so che butto via. L'ho perso. Lo avevo lasciato un sacchetto da ste parti. Eccolo là. Quello si incacchia sempre, comunque. Tu puoi fare qualsiasi cosa, quello si incacchierà sempre. È il bello che poi per calmarlo... Già è ruttato una volta. Vabbè. Comunque. È arrivata la merce. Andiamo a prenderla. Attrezzatura da surf dovrebbe essere arrivata. Bravo, Acuto. Guardiamo le live e pure i video, mi raccomando. Non vi perdete niente, ragazzi. Quindi, mollo tutto qua. E andiamo a vedere questa zona surf, dov'è? Intanto c'è una barca, quindi direi di servirla. Che ancora siamo a 8 su 20. A voglia. Ok, tac. Ma Wert, tu lo conosci questo gioco? Basta con stacco. Ogni volta mi fanno la doccia. Wert, tu conosci questo gioco? Allora. Qui c'è la tizia. Emily, non stai facendo niente. Dire che là c'è scritto che stai pulendo. Ma che devi pulire? Vabbè che è tutto pulito qua, però dico, mi sembri un po' nulla facente. Allora, vado a prendere... Ah no, giusto, se n'è andato quello. Allora, surf. Dove è stato messo il surf? Qui c'è la doccia. Qui c'è lo scuba. Il surf dove cacchio è? Qui c'è la doccia, i bagni. Io il surf qua non... Ah, qua, guarda dove. Allora. Devo fare tutta sta strada io ogni volta. Guarda la schifezza che c'è qua. Dove prendo tutta sta immondizia? Ma un cassonetto non c'è qui, non capito. A posto. Probabilità di morte c'è pure qui. Sì, del 20% pure. Bellissimo. Allora, dove l'ha imposto? L'attrezzatura qua. Massimo, aggiungi tutti. Perfetto. Potete andare a morire, cari esseri. Fammeli vedere, va. Dove si buttano? Io entro con lei, signorina. Vada, vada. Non mi fa entrare. Se rimango lì dentro, che succede? La materia che odiavo di più... Storia. La storia io la odiavo. Ciao, Puidrap. Vediamo, aspetto che ne entro un altro, ma non credo. Perché sta aspettando il turno. Perché è messa così stranamente strana? La posizione è un po' strana, però va preso. Te lo consiglio, il DLC è veramente figo. Aggiunge un sacco di cose. Aspetta che... Dovrebbe pulire... Ma se io pulisco qua, no? Mi cala la cosa di Ciunciumancio? Non mi pare. Quindi prendo sacchetto. No. Sì, ma qui un cassonetto non ce l'hanno messo. Boh, a me mi scoccia pulire. Ci penserà qualcuno a pulire. Ma se gli brucio l'immondizia, che succede?
Si incavola? No, non ci credo. Ma come nella lava? Da, ma che lava è? Ma che lava è? Se ci cado io? Non succede niente. E io che facevi i salti mortali per non caderci. Ma scusate, ma che è sta troll? È inglese. Purtroppo è utile. L'inglese è utile. Quindi anche se non piace bisogna studiarlo. Allora, che troll comunque la lava. Mi fa piacere Light. Seguitemi sempre, ragazzi. La capra che dice faccia di capra. Non c'è, Kakuto. Non si può fare. Doveva esserci quella animata. Non c'è. Mi sono perso perché sono andato a tagliarmi i capelli. Vittorio, ci stiamo piano piano ingrandendo. Che succede qui? Niente. Allora, questo qua, questo qua. Mi manca. Mi è sparita una chat. Intanto mi spariscono le chat qua. Allora, i clienti perché non arrivano più? Non c'è equipaggiamento allo scuba rental. Che è rottura di scatole. Spendo più soldi a comprare le cose io che io non guadagno. È peggio di supermarket. Consegno prodotti scuba. E dire che li avevo comprati. Com'è che non... disponibile 4. 4. Ah, ci sono. Non li ho posizionati. Io lo sapevo che qualcosina c'è. Devo andarci a posizionarli. Allora, c'è un ciumancio che si incacchia sempre di più. Posizioniamo questi. Ok, aggiungi tutti. Vedi che ce li avevo. Allora, quindi barche. Andiamo a rifilare barca. È scesa la notte. Okay. Faccio merenda. Fai merenda, che mangi, Salvo? Cose buone. Io che oggi ho mangiato un piatto di lenticchie. Nice. Dimmi Giuseppe, dove te non giochi in live, ci puoi dare spoiler. Ma quasi ogni giorno porto giochi nuovi, Giuseppe, considera. Allora. Questo è quello originale, quello mobile sarà una copia. Questo è quello originale, sì. Gas Station Simulator. Chi è che l'ha detto che quello mobile è l'originale? Non c'è su mobile, Salvo. Allora, come siamo messi qua? I gelati a che punto sono? Non si vendono sti gelati. Il bancone è mezzo bancone si è venduto, ma non si vendono tanto. Le sigarette non si vendono proprio. Gli alcolici qualcosina. Gli snack un pochino di più, ma nulla di più, dico. Okay. Vabbè. Che mi manca qui? Dobbiamo sbloccare la riparazione. L'officina dobbiamo sbloccare. Vai, ripristi per $250. Lavaggio auto. Dispensione di carburante aggiuntivo. Acqua aggiuntiva. Aspetta, mi sblocco. Magazzino più 500. Ma che prezzi. L'officina, vai, sblocchiamo l'officina. Tac. Andiamo a cambiare l'olio alle macchine. Che mangi, Salvo? Che mangi di buono? Ci sta, era facilino la mia verifica. Io 7, tu 10 a me, Edo. Ah, poi 3. Ciao, Light. Supermarket, gas. Sono due giochi diversi. C'è Supermarket Simulator e questo che è Gas Simulator, Gas Station Simulator. Allora, andiamo a refillare barca. Comunque, quando acquistiamo e sblocchiamo nuove cose, il vulcano si calma. Quindi, per farlo calmare, eventualmente dobbiamo andare a comprare cose.
Dobbiamo shoppare. Fammi vedere questo meccanico dov'è? Che era quello sommerso qui. Eccolo qua, perfetto. Workshop. E cambiamo l'olio alle macchine. Pieno di sacchi di immondizia, che schifo. E meno male che c'è un cassonetto qui. Aspetti che ti sto ripulendo qua. Ok. Aspetta. Ah, ma qui possiamo vendere i prodotti pneumatici. Possiamo vendere i pneumatici? Ma anche i prodotti per l'auto, no? Chi è che suona? Che posso fare? Prendo la sega? Nel dubbio. Ma è tutta immondizia questa, no? Chi è che fracca? Guarda che traffico! Perché tutto sto traffico qua? Senta, devo andare indietro. Guarda qua che incidente che c'è stato. Come la risolviamo sta situazione? Mi sposto io, ah. Mi spingo. Così la gente non entra più. Ecco perché non mi arrivavano più gente. Che si fa? Mi sono appena iscritto. Comunque non so se potete... Benvenuto Giuseppe. No, comunque non può. Squalo avvistato. Non porto Minecraft e Brawl da una vita praticamente. Allora, squalo avvistato. Aspetta che cerco di abbatterlo stavolta. Quindi cannone alla mano. Guarda, sono armato. Il problema è che non lo vedo. Di là. Dove ci vado là io? Ma sta puntando i surfisti. Arrivo Cici. Sta puntando i surfisti. Arrivo. Da dove lo prendo? Da qui ci arriva. Ecco il cavo. Avete venduto un giocattolo qui. Come ci arrivo là io? Mi serve il pontile, quello della festa. Da qui forse ci arrivo. Cacchio, ci vado là io nel re del mare. Se mi butto. Vai, ti affronta a cacchio duro. Come mergo. Torna indietro. Senti, sono riportato alla stazione di servizio. E niente. Quindi mi sa che non lo posso affrontare senza il pontile quello lungo. Ciao Lidia. Ah, Giuseppe, ok. Ah, quindi ti riferiva all'altro. Ma quindi devo tenere premuto? No. Vai che lo piglio. Vai, gli spacco la pinna. Oh, ho scoperto l'inghippo. Vai che l'ho ammazzato. Savior, lo abbiamo ammazzato. Grande cosa. Perfetto. Oh, quindi qua potete surfare tranquilli che non è successo niente proprio. Vuol dire niente. Comunque i soldi si fanno con una lentezza stratosferica. Allora, quindi è finito là il traffico. C'è sempre il traffico. Ma se la gente non può entrare, qua io non rifornirò più auto e manco olio da cambiare. Allora, poi qui c'è da vedere se posso mettere anche gli altri prodotti dell'auto. Oppure solo ruote. Forse solo ruote, si dice ruote qua. E forse adesso possiamo comprare le ruote addirittura, allora. Officina. Consegna. Parti. Sì. Pneumatici, pasta abrasiva, specchietti. E nastro adesivo che non abbiamo. E altri soldi da spendere. Quindi, aspetta, mi compro le ruote. Mi compro la pasta abrasiva. Mi compro gli specchietti. E facciamo quest'ordine. Totale $126. Commissione $25. Ma chi ce l'avete visto? Scusa. Allora, mi salvo questa lista. Oppure se cambio. No, si azzera qua. Allora, aggiungi. 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 E salvo lista.
O forse non lo posso fare. Allora prendo due pneumatici. Oh, senza costi, a posto. Ordine. Quindi questo lo posso eliminare, vabbè. Da. Ordina questo, a posto. Poi dovrei comprare questo, ma non ho soldi. È peggio di supermarket questo gioco, non si hanno mai soldi. Poi le auto si sono bloccate là. Ciao Luca. Si sono bloccate le auto, come facciamo a sbloccarle? Mi si è buggato il gioco. Non hai mai pensato di chiudere i social? No, Spasit. Ogni notte mi addormento con i tuoi video. È sempre Granny, Giovanni, esistono tanti giochi nella vita, perché è sempre Granny. Allora, io provo a salvare. Ciunciumanci si sta arrabbiando in una maniera stratosferica. Provo a salvare e ricaricare. Magari si resetta il traffico. Salvataggio. Quindi me la esco al menu. Grazie Lidia, grazie mille. Quando non si buggano i giochi, più che altro. Elliptic è capitato che portassi giochi multiplayer, ma gioco con i sub però. Ti piace le crocchette al pomodoro? Quella alla pancetta? Quella al prosciutto? No, salvo. Non mangio né pancetta né prosciutto. Quella al pomodoro sì. Allora, si è sbloccato. No, mi si è buggato il gioco, ragazzi. Che devo fare? Li prende a cannonate. Staccati. Oh, vedi come sbloccare il traffico. Il mio cliente è morto, ma sti cavoli. Vedi come sbloccare il traffico in questi giochi. Altro che... altro che i vigili. Vado là. Così funziona la vita. Allora. In futuro te lo compri a Steam. Bene. Acuto. Buongiornissimo. Ma chi dice però? Jonas sei ritornato? Dove sei andato? Allora. Andiamo a servire. Salve, buon essere. Ok. Tac. Ma non ci sono novità su Granny, ecco perché non lo porto. Che dobbiamo fare sempre le stesse cose. Vedi, traffico, prendiamo a cannonate le auto. Risolviamo tutti i problemi. Vedi che adesso si sono ricampate le auto. Risolviamo tutti i problemi di traffico a cannonate noi. Ma devo fare la stessa cosa in città, nella mia città. Chissà come se la penserebbero i carabinieri, i polizia e cose. A pagamento, sì, Elliptic. Il gioco base e questo è il DLC. Allora, è arrivato la merce. Il traffico di Pasquetta, il rientro questo è. La gente che rientra in ritardo. Allora, signore essere. Mi dia la merce. Tutto qui, sono tutto vuoto, ma non ho soldi per prendere le cose. Quindi, andiamo a mettere le ruote, è tutto lì. Va bene, poi drap. L'accetto volentieri. Studiare, Ion. Che hai studiato? Storia, geografia. Allora, lì devo andare io. La polizia è arrivata dopo a fare benzina. Del traffico nulla. Sì, che poi ho preso a cannonate l'auto. La polizia se n'è strafregata. Salve! Come glielo cambio l'olio? Su parte rotta per informare. Ah, si è rotta la ruota. Aspetta che metto qui le ruote intanto. Posiziona tutto. Due. Ne ordinate. Ma perché una ne prendo ogni volta? Ma che cacchio è? Che poi avevo ordinato altre cose io. E non vanno qui, vanno nell'altro. Ma come due? Appena la cambio già è finita. Tieni premuto L shift, evidenzia le parti. Ah, devo metterla sul carrello prima, giusto. 3, 2, 1.
E quelle. Avevo ordinato anche gli specchietti, però. Dove cavolo sono? Come la stacco? Ah, giusto, con l'utensile. Come giusto che sia. Quindi prendo la chiave, vado a fare il meccanico. No. Non la chiave. Come cacchio la svito qua? La chiave grossa. No, quella grossa. Come la svito? Cos'è questo coso? Ah, mirror. Ah, qua vedi dove sono gli specchietti. Ok. Uno. Ma come uno? Cioè, io ordino una scatola di specchietti, me ne arriva uno. Ma voi siete veramente delle brutte persone. Allora, se riuscissi a capire come staccarle, più che altro. Left. Per parte... Devo prendere... Ah, forse devo prendere quella nuova. Semplicemente. E metterla qui. Ah, se- ah, ok. Io che prendevo la chiave. E col cavolo, bro. Mettiamo nuova ruota. Nuova ruota, ruota nuova. Tac, tac. Ah, da lì. Meglio della Formula 1. E c'è anche l'altra. Questa che faccio? La butto. Dove la butto questa? Intanto gli cambio la ruota al buon essere. E già devo ordinare altre ruote. Allora. Tac. Tac, 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 tac. Stacco ruota. Metto ruota. Bullono. Fatto. E c'è anche lo specchietto. Di qua. Si è sfasciato. Stacco tutti i vetri. Metto vetrino nuovo. Fatto. È tornato come nuovo. Te ne puoi... $145 per umidità. Si guadagna un casino. Ciao Manuel. Lo conosci? Butta la rotta. Sì, ma dove la butto? C'è il cassonetto. Stefano, là, guarda. Non mi investite, brutti esseri. A posto. Quindi, devo ordinare altre... Faccio un carico di ruote, allora. Che qua ne ordino una alla volta. Qua devo chiamare lo svuota cassonetti. Allora, faccio un carico. Dov'era? Allora, consegna. Parti. Pneumatici. Un pneumatico singolo mi costa $37. Ne compro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Otto. La pasta abrasiva dove che me l'ha messa? Ne prendo qualcuno in più. Specchietti. Ma altri 8 praticamente. Per un totale di 637. Ordine, cosa vuoi che ti dica? E storniamo spicciolati. Giochi mobile gratis. Ma dipende dal tuo genere, dal genere che ti piace. Ciao Martinez. Fans, più che altro. Ti piacciono Laura? Lautaro Martinez. Ci rimbono di correre silenzio. E Vittorio, ti diverti tu con FIFA? Io non mi diverto. Io non ci gioco a FIFA. Noi possiamo aiutarti per nuovi giochi. Tu però dimmi meglio i nostri giochi. Tutto video Lion. Diglielo, diglielo. Vai da Lion e gli dici di fare una live con me. Vedi che ti risponde. Non ti risponderà mai. Allora, quindi che cosa... Ah, devo alzarla. Mod su Twitch. Basta che avviene ogni giorno, Edo. E mi fai sentire la tua presenza. E poi vedi. Allora, devo posizionare. Ah, devo aspettare il carico. Aspetti qui, buon uomo, non se ne vada. È arrivato il carico. Nel frattempo mettiamo benzina. Questa aspetta qua da 8 giorni, probabilmente. Allora, e tac. A posto. Grande così. Tip of the iceberg. C'è qualcuno alla barca pure? Facciamolo.
Dai, con gli obiettivi ci siamo quasi. Allora, questo metto qua. Tac, a posto. Poi andiamo a prendere la merce. Ok. Aspettiamo qua. Ma la benzina e il carburante a che punto è? Non ci ha dato saperlo. Allora, questo qua. Manco è arrivato che già se n'è andato. Sì, la polizia messa in coda che aspettava che qualcuno risolvesse la soluzione. Risolvesse il problema, più che altro non la soluzione. E ci ho pensato io. Pesciolino abbandonato. Ma i pesci posso buttarli in mare, no? Si è arrabbiato, Giungiumancio, perché? Scusa, il pesce è pesce, non è che è immondizia. Scusami, perché? 57. Vivi, pesciolini, si arrabbia. Ma sono dei pesci, perché non dovrei buttarli in mare? Dove li butto? Scusami, fammi, li arrostisco. Giungiumancio, sei un po' cattivo per essere un dio, sappilo. Guarda che cacchio faccio per farla... Vado a lanciare i cocchi. Allora, aspetta, vado a servire il buon uomo lì. Allora, questo li metto qui. Perfetto, posiziona tutto. Vedi, sono arrivate le ruote. Specchietti. E la pasta abrasiva, dove la metto? Dove va messa la pasta abrasiva? Vabbè, boh, non lo so. Pneumatici, devo... boh, non c'è. Non c'è un posto per la pasta abrasiva. Esci. Prendi ruota, metti ruota. Scippa ruota. Giungiumancio al 60. Come lo calmo? È incacchiatissimo. E dire che non è che ho fatto tutte queste cose brutte. Come lo calmo? Domanda del giorno. Metto nuova. Ok. Avvito. Dai, tac, tac. Okay. Ma forse basta cliccare direttamente sulla ruota, che la stacca da sola. Pronta? Quanto mi ha dato questo? 100 dollari? Quanto mi ha dato? Queste le buttiamo. Qua devo chiamare il tizio. Ma dietro ci sarà spazio. Dietro ci sarà un sacco di spazio. Bentornato Light. E cambia la, cambia live, Vittorio. Che, devo, che ti devo dire? Sto giocando a questo. Se non ti piace, che ti devo dire? Qua è più vicino, guarda là. Allora, niente. Aspettiamo il prossimo. Quindi, Ciunciumanci è arrabbiato. Che devo fare? Hide online? Non credo che ci sono troppi cheater. Allora, benzina. E lo Neighbor 2 già finito. Già finito, ragazzuoli. In live. Allora. GTA 5 online? Non credo, Emanuele. Allora. Hanno leggiato. Ok, attrezzatura da surf. Ma ne abbiamo più? No, devo comprare l'attrezzatura da surf. Che rottura di scatole. Non so più che cosa devo comprare prima in questo cacchio di gioco, però. Prodotti. Attrezzatura da surf. 4. E attrezzatura subacquea a sto punto. È finita pure. E faccio 5-5, allora. Va bene così. Senza costi. 349 dollari. Non si riesce a fare soldi in questo gioco. Tu più guadagni, più spendi. Esattamente come supermarket. I gelati ci sono. Che poi che cacchio comprate? Che è sempre tutto qua, io ancora non l'ho capito. Boh, boh. Arrivo. Tac. Aspetta l'ordine del cliente. Quanta ne vuole? Quanta ne vuole?
Arrivo. Ok, tac. Ti eri preoccupato perché? Salto. La mia presenza per te, ma tu fai per me. Mi fa piacere, Edo, mi fa piacere. Appena esce il 6, allora ritorno su GTA. Perché se noi continuiamo a giocare a GTA 5, il 6 non lo fanno uscire, lo rinvieranno fino al 2000 e aspetta che campi. E spera che campi, più che altro. Il 2000 e spera che campi. Non lo fanno uscire. Aspetta, è arrivato uno là? No? Sì. Dove sta andando, buon uomo? Si è perso? Sì. Vabbè. Ciuncio mancia al 68, che devo fare? Vada, gli tiro i cocchi. Oh, mi sblocco altre cose. Che cacchio devo fare? Gli tiro i cocchi. Sì, ma di qua che lo faccio scendere di 69 ne passerà di lanci di cocchi qua. Ha voglia a tirare cocchi. Liscio. Sembrava stesse per entrare. 53. Liscio. Ho preso il bordo. 58. Preso. 66. Lì ho capito di 2 però. Non serve a niente sta cosa. Non serve proprio a niente. Quindi o mi devo shoppare altri potenziamenti. Oppure non lo so. Allora, sezione servizio, gestione potenziamenti. Che posso potenziarmi? Il magazzino, $500. Non ho soldi, ma non è che è colpa mia. Non ho mai soldi a fare un cavolo in questo gioco. Allora, che cacchio fa questo? Va, ti servo io, Cic. Non posso utilizzarlo adesso, vasci tu. È arrivato qualcosa. Aspetta che servo qualcosa. Magari riusciamo a raccimolare qualche soldino. È stressante sto gioco. Peggio di supermarket. Dicevo, Emanuele, che aspetto il 6. Altrimenti il 6 non lo fanno uscire. Che è? Io non ho cliccato niente però. Lei è una brutta persona. Sono ricordi. Aspetta, mi vado a potenziare lì. E che abbiamo 4 spiccioli. Non abbiamo più spiccioli. Buono. Com'è che mi hanno... Ah, perché ho pagato la faccia di capra là. Aspetta, la servo io a lei. Eccomi. Compra. È finito il carburante. Ecco perché se ne andà. Ora come lo compro? È quello che si incacchia ancora di più. Ma come si fa? Allora, consegna. Rifornimento carburante. Ne prendo 200 litri. Mi costa $400. Sono rimasto con $41. Ciuncio Mancio ti può arrabbiare quanto vuoi. Che non è che posso fare i miracoli io qua. E dire che il dio sei tu. Nel 2026 è stato rinviato, sì. E appunto, se noi continuiamo a giocare al 5, lo rinviano fino al 2030. Ne abbiamo di tempo. I pesci no, non... I pesci li etichetta come immondizia. Quindi se tenti di buttarli al mare, si incacchia pure. Gli do un pesce, vediamo. Che tra l'altro non lo brucia. Non se lo ciuccia. Proviamo. Comunque rutterà di nuovo, perché è già al 71. Io non so come calmarlo. Io soldi per fare altro non ho. Salve Ciuncio Mancio, ti sto portando un pesciolino. È ancora sguizzante proprio. Considera. Allora, te lo pigli? Non se lo piglia. Ah, glielo posso dare così. Aspetta. Ripiglia il pesce. Non lo ripiglia. Io gli posso buttare delle cose dentro. No, lo scaffale no. Tra l'altro ancora devo posizionare. Prodotti. Gli do una barretta. Sacrifici. Vedi, possiamo fare i sacrifici.
15 barrette. No, vediamo una barretta quanto lo sazia. Non è successo niente. Che vuoi, l'alcol? Non succede niente. Non succede niente. C'è un ciumancio, ma vattene a funghie, va. È rutta quanto cacchio vuoi. Posso sbattere la testa al muro. Vedi, Edo, è normale. Se vedono che ancora la gente gioca al 5, perché far uscire il 6 e togliersi dei soldi dal 5? Non lo fanno uscire il 5. Ah, per. Non lo fanno uscire il 6 fin quando continua a fare soldi col 5. Nemmeno io lo farei. Cioè, nemmeno io farei uscire il nuovo gioco se ancora il vecchio mi fa soldi. Sarei uno scemo. Quindi ecco perché. Allora, prendiamo carburante. Le cose che gli piacciono vanno a capire che cosa sono. Nel tutorial erano gli idoli, ma io gli idoli che fa? Li devo comprare pure. Non l'ho capito, non li trovo più gli idoli. È già 74. Comunque, adesso possiamo rifornire qualche barchetta pure. E siamo al punto di partenza, non posso livellare. Non posso fare potenziamenti. Vediamo all'auto. Giochi da PC tipo Bros, come faccio? I giochi da... nel senso, i giochi Android su PC con BlueStacks. Allora, signor poliziotto, quante le faccio? Edo, lo dico praticamente da quando ho iniziato a streamare, che tutti mi dicevano, oh, giochiamo a GTA, giochiamo a GTA. Beh, il discorso è quello. Io ci vorrei giocare, perché non è che non mi piace GTA Online, non mi piace. Il problema è che il 6 non lo fanno uscire più. Quindi evito di giocarci. Non è se ci giovanti si arrabbia e distrugge... No, già è capitato, Aaron. Ti toglie $600. E ti uccide qualcuno pure. E mi sa che sta per farlo. Forse devo completare la sfida prima che lui si arrabbi per fare qualcosa. Quindi vado a depositare le attrezzature da surf e cerchiamo di completare la sfida prima che è rotta. Altrimenti la vedo critica. La vedo molto critica. Mi sa che è entrata una zanzara perché mi sento punzecchiare. Ah vabbè, salvo, potrebbe capitare ogni tanto. Allora, metto qui, aggiungo tutto, aggiungi... Aggiungo tutto. A posto. E andiamo dall'altra parte dell'universo, che c'è un'altra cosuccia. Cosa vorresti mangiare adesso? Io mangerei pasta a forno. Tutti i tipi di pasta del mondo li mangerei io in questo momento. Ho una fame da lupi. E tutto ciò che ho mangiato oggi è un piatto di lenticchie. Also, arrivederci. E ieri un piatto di fagioli. Domani un piatto di qualche altro legume, non lo so. Forse si arrabbia. Più ci perdi tempo, più si arrabbia. Perché noi dobbiamo... che tutto sto spazio devi passare dove sono io. Che faccia di capra. Allora, officina. Dobbiamo completare la sfida prima che Ciunciumancio erutti. Altrimenti è un casino. Ah, è rutta quello. E quando lui erutta, succede casino. Allora, c'è una zanzara, raga. Mi sa che c'è una zanzara. Mi urta le gambe. Allora, che cosa si... Madonna, è lo sportello come dava giusto, scusa. Bisogna pasta abrasiva? Ce l'ho la pasta abrasiva. Ma dove la devo piazzare? Ah, qua. Scratch... Ah, vedi dov'è? Questa è la pasta per i processori. Ok, pasta abrasiva. Allora devo prendere pure, che cacchio. Perfetto, un tubettino di pasta. Perfetto, andiamo a strisciolare. Tac. Pulita proprio, pulitissima. Ok. Prendo ruota. Cambio ruota. Ne affai i meccanici pure. Questo è un tutto simulator, non è solo gas station.
E a fare di tutto. Attacco ruota. Tac, 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 tac. A posto. Poi ce n'è un'altra rotta. Questa qua, invendo ruota. Buon uomo, la prossima volta le buche le prenda con un po' meno di velocità. Capito, buon uomo? Un po' meno velocità nella sua vita. Perfetto, 160 dollari. Perfetto. Dobbiamo riparare altre due auto. Barche rifornite, auto rifornite. Ma ancora non sono a niente io con le auto qua rifornite. Non sono a niente con la lista. È già Giuncio Mancia al 78. Allora, tanto faccio qua. Quanto ne vuole, buon essere? Non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Barca, barca. I clienti non li faccio più. Ah, clienti serviti altri due dobbiamo fare. Quella si è andata a letto. Non so che cacchio fare prima. Sono rincorso da Giuncio Mancio. Vada, vada. Via. Allora, clienti serviti, altri due. Ti lagga la live su TikTok? Prova a riavviare l'app. Che ogni tanto succede. Allora, Coca-Cola. Arriva la sera che io qua mi trovo a fare tutto da solo. Pure con la zanzara che mi urta le gambe. Allora, tac. No, tac. La stavo per buttare nel cestino senza scandirla. E ci perdevo dei soldi. Tac. 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 E tac. A posto. Via. L'ultimo cliente. E fin qua ci siamo. Va, e vattene che quello stai ruttando. Spicciamoci. Tac. 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 Ma potevano fare al contrario che il sensore qui era al centro e il cestino a sinistra. Così è un po' scomodo. Fatto. E clienti tutti serviti. È arrivata la macchina. Veloci, veloci, che non facciamo eruttare Ciumancio, Ciumanciola. Bella. Ho l'ansia. Allora, tac, a posto. Andiamo alla bot. Scuba Rental, dobbiamo prendere l'equipaggiamento, Scuba. Però va bene così, non c'è bisogno. Fatto, le immersioni sono tutte fatte. Ne ho fatte addirittura 57. Che cavolo. Dobbiamo fare barche e auto. E noleggio attrezzature da surf. Altre due. Ma perché non ne abbiamo più? Dovrebbero esserci. Cliente, officina. Bot fueling. Aspetta, vado a fare l'officina. Chiarotto lei, buon essere. Spicciamo quella a 79. Ripara, ripara. Che si era 8. Tre ruote le abbiamo, sì. Ho lasciato quelle vecchie qua poi, tra l'altro. Allora, aspettate un attimo, mi devo concentrare. Sta zanzara me la mangio. No, la PS4 per questo vorrei giocare a GTA 6. A GTA 6 ci giochiamo, assolutamente sì. Se sono ancora vivo, sì. Visto l'andazzo. Allora, tac, 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 tac. Vai, smonta. Monta quella nuova. E devo ordinare altre ruote. Ciuncio Mancio al 79. Un po' è sceso forse. E levati da qua. Ok. 80. Quando ripariamo di un punticino scende forse. 80, spicciamoci. Sono fatto del vulcano, quanto mi dà fastidio. 90. È nice, ora vattene. Aspetta, queste le butto. Dov'era il cassonetto? Ce n'era uno vicino qua. Nice fino a un certo punto. E non mi investire. E levati al cavolo. Dobbiamo ordinare ruote. Ciuncio Mancio al 90. Attenzione, mi sento perseguitato. Allora, quindi di là dobbiamo fare un altro. Ah, no, no, con questo abbiamo finito. Ok, quindi benzina, barche e attrezzature da surf e abbiamo finito. Sperando di farcela. Ok, barca, barca, barca.
Barca, altre 5 barche e altre 6 auto dobbiamo fare. È l'ultima attrezzatura da surf. Tac, a posto. Andiamo là, vai che ce la facciamo. Ah, l'ultima auto da riparare, quindi devo comprare le ruote. Consegna, rifornimento di carburante parti. Un altro, non so, 10 ruote. 5 paste e 5 specchietti. Così sempre nel dubbio. $720. Ho capito, ma qua mi sembra un po' esagerato come costi, però. Mi sembra un po' esagerato come costi. Allora, scuba renta, non me ne frega niente. Clienti in officina, andiamoci che c'è l'ultimo. Vulcano al 90. Due ruote. Due ruote non le ho. Non le ho due ruote. Aspetta che deve arrivare il carico prima. Aspetta, aspetta. Ce la facciamo, ce la facciamo. 91 per Ciunciumancio. E le altre ruote non le ho. E dobbiamo, intanto cambio lo specchietto. Aspetta, cambio lo specchietto. Tac. Mettiamo un nuovo specchietto. Perfetto. Vado a prendere il carico. Metto benzina. E anzi oggi è il nostro gioco. Aspettate ragazzuoli che non vi posso leggere, che quello sta eruttando. Ok. Barca. 91 per Ciunciumancio. Barca. Tac. Perché se completiamo la sfida in teoria si resetta. 92 per Ciunciumancio. Merce arrivata. 300 metri. E se non arriva la merce non possiamo fare niente. La vedo critica. TikTok è normalissimo che faccia scherzi, sì. Adesso si vede, sì, perché ogni tanto si bugga l'applicazione, non so perché. Possiamo pregare che non faccia troppi danni, solo per quello, perché non abbiamo gli idoli a cui pregare. La strada era andata 300 km, ha preso una buca in pieno. Ma prendono tutte le buche in pieno. Quello sì, Jonas. Allora, vai, vai. Vattene via. Andiamo a riparare. Veloci. Vulcano al 93. Però se faccio un aggiornamento, forse lui non si arrabbia. Però intanto finisco l'auto. Allora, posiziona tutte a 10 ruote. È bello che manco si riempie. Belle, ma pure quelle. Allora, dov'era quella rotta qua? Veloci, veloci. Tac, 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 tac. Veloci, 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 veloci. Stacca, stacca, attacca. Vulcano al 93. Ok. Altra ruota. Tac, 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 tac. Stacca ruota, attacca ruota. Posto. Perfetto. Thank you. Te ne vai a funghi per non dire altro. Va bene. Ora dobbiamo fare solo auto e barche. Abbiamo finito. Non dobbiamo fare nient'altro. Sperando. 94, quelli al 94. E casomai mi faccio l'aggiornamento. Perché forse scalo un pochino con l'aggiornamento. Quindi faccio sta barca e vado a fare l'aggiornamento. Vai che ce la facciamo. Vai che ce la facciamo. Vai che ce la facciamo. Tac. Mi vado a fare l'aggiornamento. Oppure aspetto, perché se si resetta magari mi risparmio la giornata. Vabbè che lo devo fare lo stesso aggiornamento, quindi. Allora, potenziamenti. Questo, c'è il magazzino 3. Si dovrebbe calmare un pochino, Ciunciumancio. Ti sei confuso, Giuseppe? Io peggio, figurati. E vedi che lui è felice e un pochino si calma. Non del tutto, forse, però.
83, pochino, si calma di pochino. Vabbè, quel tanto che mi basta a completare sti lavori praticamente. Stato carburante basso, me lo vado ad ordinare. Allora, consegna, carburante. Quanto ne ordiniamo? 200 litri. 560 dollari, non ce li ho 560 dollari. 100 litri, 280 dollari, è meglio di niente. Vai. Tra l'altro è aumentata a 2,80, ma da dove la consegnate sta benzina? Dall'Uruguay. Ma boh, io non ho parole. Tac, barca c'è. Sì. Quello sta arrivando. Vabbè, dico, io la vendo anche di più, no? Se la compro di più. 27 dollari. Forse no, forse il prezzo è sempre quello. Io la compro di più, ma il prezzo di vendita è sempre quello. Che fregatura. Allora, officina ormai non me ne frega più niente. Dobbiamo fare le auto. Auto che non arrivano. Stato carburante basso. Quello sta arrivando a 500 metri. Ne appenda la benzina. La tecnica che ho usato è fare gli aggiornamenti al computer. Solo che non è bastato perché si sta incacchiando lo stesso. Quando tu compri cose, aggiornamenti, espansioni, lui si calma un pochino. Il problema è che adesso è al 94. Ciao FX. Aspetta, che questo veloce sta andando tanto in questo periodo. Sì, supermarket è molto giocato. 94, 94 per Ciunciumancio. Ah, tra l'altro ho visto la versione Android, quindi porterò quella. La porterò pure. Almeno un episodio ce lo porto. Dopodomani, perché domani è un altro gioco dell'anno. Tutto bene, Firedog, tu? Ciao, Firedog. Spicciati che c'è Ciunciumancio al 95. Spicciamoci! Non ce la faccio, devo fare tre auto. È l'ultima barca. Spicciati, faccia di capra. Attacca il turbo. Vai, vai, smuoviti. Smuoviti, smuoviti. Apri la valvola. Apri la valvola. Apri la valvola. E che cavolo. Vai, vai, me ne vado. Verdi, grazie per il follow. Spero di aver visto il nome correttamente, perché lo vedo in piccolissimo. Allora, barca, barca, l'ultima barca. Via. Ciunciumancio al 96. Non ce la faccio. Manco tre auto. Pompa di benzina, arriva, 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 arriva. Poliziotto, si smuova però. Allora, altre due auto. Come faccio a calmarlo ulteriormente? Gli vado a tirare un cocco. È meglio che farle ruttare. In attesa che venga qualcuno qui in auto. E sperando pure di far canestro. Tac. Al volo proprio. Vai, che così un pochino lo calmiamo. Calmati, brutto vulcano di merda. E che liscio proprio, liscissimo. Non troppo piano. 58. Preso. Vedi che lo sto calmando. Grande. Tac. Bellissimo. 3. Ah, comunque diminuisce il costo. Più canestri fai consecutivamente, ti diminuisce il costo. 84. Ok, non ne rutterà più, ragazzi. È liscio. Questo l'ho lisciato in una maniera incredibile. Tac. Non ne rutterà più. Bellissimo. Quindi mi vado a fare le ultime due auto. Arrivata l'auto. Ciunciumancio all'81. Peggio, Salvo, peggio. Hai tantissime cose da fare. Ma sta zanzara dove cacchio è? Io la sento. Il gioco è Gas Station Simulator. Allora, prendo pompa di benzina. Quanta ne vuole, buon essere?
12 litri. Tac, l'ultima auto, forza, l'ultima auto e ci siamo. Ciunciuman c'è all'81. Gas Station Simulator, sì. E questo però è il DLC, il Tidal Wave. Ciao Manuel. Sul PC, sì. Allora, forza, l'ultima auto, forza, veloci, che Ciunciumancio è rutta. E se è rutta lui, siamo tutti eruttati. Quindi devo aspettare l'ultima. Io non faccio altro perché non me ne frega niente. Vabbè, questi posso servire. Ah, quello di lì. La merce, ancora c'è la merce. Com'è che non si vende sta merce? Posso mettere altre lattine? Sì. Abbiamo altre cose qua da mettere, tranne questo. Non abbiamo niente qua. Non abbiamo nient'altro. Solo quelli avevo. Ah, devo piazzare anche lo scaffale delle riviste. E che fa? Non ho riviste, però almeno lo scaffale lo piazzo. Lo metto qua, va. Chi si va a comprare il gelato comprerà anche la rivista. Così, proprio di patto. Perfetto, molto attaccato. Allora, è arrivato l'ultimo. E ci siamo. Finendo la sfida, in teoria Ciunciumanciu finisce di essere arrabbiato. In teoria. La pratica è ben altra cosa. Fatto, incarico completato. E c'è un altro incarico, però quello è al 92. Ma come faccio? Io non ho capito come calmare sto cacchio di coso. Forse perché c'è troppa immondizia in giro. Mi chiamo... cos'era? Potente gestione, post, servizi, raccolta rifiuti. Ordine. Poi... potrei assumere un altro dipendente. Non ho soldi. Niente. Qua c'è tutto. Niente, devo comprare lo scuba. L'officina. Allora, consegna. Prodotti. Immersione subacquea. Disponibile 5. Ce li ho, devo solo consegnarli. 93, raga, stai ruttando. Stai ruttando Ciunciumanciu. E la cosa è molto critica. Non so come farlo scalare. E quindi siamo tutti messi male. Qua si fanno le immersioni. Va bene così. Qua... ah, devo comprare le ruote. O le ruote le abbiamo. Ma qualche ruota c'è. Allora, attacco prima qua. 93 per Ciunciumanciu, non ce la farò mai. Guarda qua, non ha ruote rotte questo. Ah, là c'è. Che facciamo ora? Quando lui erutterà? Gas station e supermarket. No, vabbè, la stazione di servizio. Non ci siete mai state alle stazioni di servizio? Quella in autostrada, che tu ti fermi lì e c'è il benzinaio, c'è il bar dove tu puoi comprare delle cose. Puoi comprare gli articoli per le macchine. Non c'è il meccanico, quello no. Ma è quello, il gioco intende quello. La stazione di servizio, dove tu puoi fare un po' di tutto. Allora, c'ho un chiodo per terra. Se bucate non è colpa mia. Aspetta che lo butto, oh, capito? No, aspetta, ma era la... non era un chiodo, era la pomata. La cosa antigraffio, dov'è? L'ho buttata, non c'è più. Vabbè, era usata comunque, era finita, ok. Allora, che si è rotta? Ah, due. Ciunciumancio al 95, ragazzi. Sta per eruttare. Ok, qua ne posso mettere dell'altra pure. Posiziona tutto. Ok, questa sembra la pasta termica per i processori. Ok, togliami i graffi. Ma se fa schifo il veicolo, che cacchio li togliete a fare i graffi? Fa schifo, fa completamente schifo. Quindi prendo un altro tubetto perché uno non mi basta. E togliamo i graffi. A posto, un tubetto. E vedi che li butta per terra i tubetti. Che manca? Ah, gli specchietti pure. Ma signore, lei guida come una femminuccia praticamente, senza nulla togliere alle femminucce. Ma più o meno siamo lì.
Ok. Nice, vattene a funghi, va, non venire più qua. Tubettino da buttare qua. Ciunciu manciu sempre al 95. Dov'è l'altro tubettino? Qua c'è una ruota addirittura. Tubettino. Lo squale è arrivato. E che rottura. Ho capito, ma che devo fare prima io? Allora, ammazziamo lo squalo. Dov'è? Il re del mare è arrivato. Da dove l'ho ucciso poco fa? Da lì, dalla spiaggia. Vabbè, da qui penso di prenderlo. Vieni, vieni qua. Lasciali stare i surfisti. Lasciali vivere. Ciao, Forza Roma. Oh, grazie mille, Forza Roma. Come va, come va? A Cinciumancio serve una tisana. È assolutamente d'accordo. Ma anche due. Ma ti spacco la pinna. Ma che non lo prendo, guardalo. Ah, che l'ho preso. Ti spacco la pinna. Brutto squalaccio di merda. Ah, che l'ho preso. Ah, che l'ho preso. Ah, che l'ho preso. Vai. Vai, l'ultimo colpo non lo prendo. No. Abbattilo. Dov'è? Se n'è andato. Se n'è andato. Ciucciu mancio al 96. Non ce la faccio a calmarlo. Quindi sta per eruttare, ragazzi. Preparatevi all'inferno. E a perdere un botto di soldi poi, tra l'altro. Che devo fare? Come faccio a calmarlo? Vedete la sfida che hai sbloccato il lavaggio auto. Vai a ho sbloccato il lavaggio auto. Devo comprare il lavaggio auto. È bloccato qua. Ah, aspetta, il livello. Così quello si calma. Aspetta, non eruttare. Servizi. No, che cacchio era? Funzionalità. Altro. No, che cacchio era? Dov'è? Distributore di carburante. No. Mi serve questo per abbattere lo squalo, comunque. Mi costa $1000. Dov'è? Dov'è sto car wash? Potenziamenti. Qua, vedi. Lavaggio auto, distributore di carburante aggiuntivo, carburante acqua aggiuntivo, dipendente, rimorchio per dipendente. Cacchio. Nuovo ripiano e nuove decorazioni. Vai, almeno lo calmiamo un pochino. Oh. Sto sudando. Ciao, normal. Sei rutta? No, no, sei rutta, ti toglie un sacco di soldi. Lui riparte da zero, ma ti toglie un sacco di soldi. E poi scende all'87, non è che scende di tanto. Quindi per farlo scendere ulteriormente dobbiamo andare a comprare altre cose. Perché lui è felice solo se tu spendi i soldi. Perché altrimenti quello si incacchia se tu non spendi i soldi. Quindi vado a comprare l'autolavaggio. E lo calmiamo un altro pochino. Ciao Fanseven. Oh, perfetto. Vedi che lui è felice adesso. Ecco. Perfetto. Quindi è arrivato al 78. Sempre pochino però, comunque. Comunque prima o poi ti erutta. Anche tu puoi fare di tutto, ma ti erutterà prima o poi. Potenziamenti. Posso shopparmi qualcosa? Sono rimasto con $61. Ma che cacchio mi devo shoppare con $61? Ma la tizia che io pago profumatamente dov'è? No, perché qui abbiamo dei clienti. Nel dubbio. Prodotti scansionati, 1775. Ok, dobbiamo scansionare 95 prodotti. Addirittura. Ma per fare che cosa? Cosa succederà mai? Si è sporcato. Che rottura. Tac. Altri due prodotti. Ok, tac. A posto, via, via. Arrivederci. Non mi fare l'ok, vattene via, faccia di capra. Venga lei. Cosa ha comprato lei? Due prodotti soltanto? Amazing. Perfetto. Poi andiamo alla barca. Andiamo a rifillare barca. Salve, quanto le faccio? Barca. Patatine fritte, Alex. Come vorrei mangiarle pure io in questo momento. In mezzo al pane con la salsa rosa. Madonna. Ed è a 79 comunque. Non è mai sazio. Io posso fare di tutto e di più. Quello erutterà sempre comunque. Allora, qui l'attrezzatura che è?
Cliente a pompa di benzina. Stato carburante basso. Devo ordinare il carburante. Aspettate, buoni esseri. Ora vi faccio tutto. Ciunciumancio all'80. E andiamo a ordinare il carburante. Ma come sono arrivati sti pesci qua? Adesso non l'ho capito. Quel bidone non l'ho spostato più. Non è che si arrabbia di più con l'isola sporca. Ma io, come che mi arrivano delle cose qua, cacchio di cane? Buttali in fondo. Ma se io butto l'immondizia, lui scala? La sua arrabbiatura scala? Vediamo, 79. Butto il bidoncino. 79, quindi col cacchio. Va bene così. Allora, ordino carburante e servo barca. Consegna fermento carburante. Quanto ne va? 200 litri? 450 dollari? Non ce li ho 450 dollari. Altri 100 litri, io compro 100 litri alla volta. È perché il prezzo è salito a 2,25. Perché il prezzo mi sale così tanto? Allora, la barca. Vado alla barca. Siamo a 3 ore di live di già? Siamo fatti 3 ore in questo gioco e sono volate. Ma mi dite veramente, 50 dollari? Ciao, Capitan Blue. Sempre alle 3, pinguino, sì. La mia famiglia pesce. E come la super, se felice se paga. Esatto, Edo, preciso, spiccicato. Proprio si sono ispirati a tutti i giochi super, se lo fosse gioco. Sì, a parte che è aumentato. Abbiamo iniziato il gioco che era a 1,80 la benzina. Ora è a 2 euro e qualcosa. A 2 dollari e qualcosa. Ciao, Samu. Devo dire la pizza con l'ananas. Oh, Samu, grazie mille. Pensavo peggio, onestamente, con la pizza all'ananas. Pensavo che uscisse qualcosa di obbrioso. Ma devo dire che era mangiabile. Allora, cliente qui no. C'è di nuovo traffico? C'è di nuovo traffico, mi sa. E infatti c'è di nuovo traffico. Dov'è che si è creato stavolta il traffico? Guarda là. Ah, si è ribaltata. Come ha fatto? Aspetta che ci pensa il mio vigile cannone. Levati al cavolo. Si è incastrata quell'altra là. Aspetta, aspetta. Aspetta, io torno indietro. Però fatemi liberare l'auto. Ci passa? Aspetta che lo piglio. No, scusa, scusa. Non volevo mirare a te. Scusa. È la polizia accanto che non mi dice niente. Però va bene così. Basta che libero. A posto. E levati al cavolo. Allora, Le abbattiamo queste auto che intralciano il cammino. Ma Ciunciumancio si incacchia se io faccio sta cosa. Ho capito, ma se non sapete guidare non è che è colpa mia. E qua si incastrano ogni 3x2. E levati dal cavolo. Non sanno dare le precedenze. Ma guarda quello, quanto è scemo. Si è ribaltato da solo. Sembrano gli scarafaggi, quelli che salgono e poi si abbattono da solo. Gli precisi, proprio le ispirazioni agli scarafaggi. Ispirati agli scarafaggi. Edo, sì. Poi trap. Ben ritornato. Allora, togliamo il cannone prima che mi arrestano. Tu per sempre alle 3, ritorno alle 4 dopo. Per ora alle 3. Poi eventualmente comunicherò altri orari quando cambiano, se cambiano. In estate penso che le farò di mattina. Devo vedere, devo organizzarmi. Vi farò sapere, ragazzi. Quindi è finito, ho capito. Se non mi date il tempo, quello sta arrivando. Oh, ma perché? Niente, ragazzi, sono le 6:20. E mi sa che è arrivato il momento di staccare. Apro valvola. Queste 3 ore sono passate così, con uno schiocco di dita. Di sotto alle fragole, avevo comprato le fragole. Aspettate un attimo, che qui è grave la situazione. Le fragole le avevo comprate.
mi sono marcita in frigo. Ok, ha scaricato, sì. E quindi devo ricomprarle. E sali sta cacchio di scala. Allora, beh. Allora, quindi cliente all'autolavaggio. Vediamolo questo autolavaggio. Ma dov'è? Qua? Guardalo là. E quindi che fa strofino con la spugna? Adesso mi mancherà. Che è? Closed, open. Mi ricorda quel gioco che ho portato l'altra volta. Come si chiamava? Aspetta, vedere la sporcizia. Come si chiamava quel gioco che ho portato dove dovevamo ripulire i parchi? Eccetera, eccetera. Si tolga dalle scatole, buon uomo. Che è? Che è successo? Pulita? Power Wash. Power Wash Simulator. Dai che è pulito. Quanta acqua dovrò sprecare ancora? Fino all'ultima goccia. Se innaffio l'uomo, non gli succede niente. Vedete, sporcizia, pulire. Per ruotare tappo. Ah. Ruoto il tappo. Per fare che? Per cambiare il getto. Vabbè, a me sembra pulito abbastanza. Tac. Tac. 150. Ma ci perdo troppo tempo. E il guadagno è poco. Vabbè che non ci rimetto niente, perché comunque l'acqua penso di non pagarla. Spero. Penso che non si paghi l'acqua. Meno male, con tutto il mare che abbiamo, ci mancherebbe che pagassi pure l'acqua. Va bene. Power Wash Simulator, Luca. Allora, ragazzuoli, non rispondo a chi mi dite porta quello, perché se dovessi portare tutti i giochi che mi consigliate, io non vivrei più. Quindi, parliamo di tutto, tranne che di porta questo, ve prego proprio, vi prego, vi scongiuro. Allora, lì si è incastrato di nuovo tutto. Ma qui che ci possiamo coltivare le erbette qua, no? Che ne so. Si è incastrato di nuovo traffico. Che rottura di scatole. Ciao Denipost. Ma chi è? Guarda quello che è successo là. Ho capito, ma come lo libero? Non lo prende, vai che lo prende. Levati al cavo, o la polizia. Ma ste auto perché non esplodono? Esplodete facce di me. Ok. Col tasto destro che succede? Niente. Vabbè, questa qui va bene. Ah, posto, è liberato. Forse. No, c'è un altro ingorgo lì. Scusa, non volevo prendere, ho capito. Ma come lo sblocco se non posso allontanarmi? Levatevi dal cavolo. Ho fatto più casino, mi sa. Ciunciumancio sta per eruttare, quindi ormai lo facciamo eruttare. Così almeno un po' di auto le togliamo di mezzo, presumo. Se erutta, penso che le auto le toglieranno, no? Le toglierà. Non c'è più nessuno qua. Ma stingorgo, ma sto gioco è da aggiornare comunque, eh? Levate le auto. Più di qua non vanno le auto. Quindi poi quelle che arrivano da qui, da lì non proseguiranno mai. Leva sta schifezza, leva. Comunque sta eruttando quel. Aspettiamo che erutta. Quello della piscina, quello poi trap. Power Wash Simulator. Nel frattempo mi butto qua qualche immondizia. Che pulivamo il circo, il parco, là, il parco giochi, i cavallini. Quello era figo. Il problema è che era abbastanza noiosetto e che facevi sempre la stessa cosa. Guarda quanti massi che abbiamo qua. Tutta colpa di Ciunciumancio. Aspetta che quello lo sdivago là.
93. Non è che si arrabbia perché è sporca l'isola. Ho sempre sto dubbio. Vigile urbana a colpi di cannone. Praticamente. Il problema è che ho fatto più casino che altro. Fire Dog, te la saluto. Peggio, GTA, peggio. Altro che GTA. Almeno su GTA la gente sa guidare. Ma qui no, vedo. Allora, niente. Qui ci sono altre ruote da buttare. Tac. Un cassetto tutto pieno di ruote. Tac. E niente, altri macigni provocati da Ciunciu Manciu. Che lui erutta e butta tutti sti pietroni nelle teste delle gente. Posso salire? Che c'è là sopra? Ci gustiamo il panorama. Ci gustiamo l'eruzione di Ciunciu Manciu. Te la saluto, Fire Dog, va bene. Allora, e niente. Nel frattempo pulisco, che devo fare? Faccio quello che posso fare. Almeno guadagno un po' di soldini. Prima che erutta. 94%. Cioè, comunque è impossibile non farla eruttare proprio. Prima o poi ti erutta. Non lo puoi fermare. Che tu, anche se fai le cose come dovresti, lui si incacchia sempre comunque. Questa cosa non l'ho capita. Vabbè. Non ho messaggi, quindi siamo tutto a posto. Strano. Le auto non mi entrano più perché c'è l'ingorgo lì. Quindi se non riusciamo a sistemarlo, questo ingorgo, non riesco ad andare avanti con la sfida. Incarica attuale. Ha sbloccato il lavaggio auto, vai a controllare. Guarda quello che c'è qua. Allora, vogliamo toglierci dalla strada? Gira, gira. Gira. Girati. Se lo ammazzo, girati. Ti esce il cappellino dal tetto. Non l'avete visto? Si è incastrato questo. Guarda là. Girati. Si è incastrato con il guardrail. Non si staccherà mai più. E quindi... non entreranno più auto. Come faccio a toglierle? Le sposta a mano, no? Guarda che è incastrato. Ci sarà un... guarda come salto. Ci sarà un modo per sbloccare tutto ciò? No, la tipa sta lavorando. Almeno lei lavora. Problemi di gestione di rabbia. Ma anche problemi della gente che non sa guidare. E mi si bugga il gioco. Ma scusa, là che c'era? Ma quella è la mia merce! La merce che ho ordinato arriva in furgoncino ed è abbandonata lì! Si è incacchiato comunque quello. Perfetto. Non ho parole. Non ho parole. E niente, Ciunciu Manciu è rutta. E noi ne subiamo le conseguenze. E mi toglierà un sacco di soldi. Mi sento minacciato. Sperando che si resettino comunque le auto. La gente che urla. E se colpisco le auto si arrabbia pure, sì. Quello si arrabbia qualsiasi cosa tu faccia, anche se non paghi. E non spendi soldi. Che è successo? Dovrebbe resettarsi la rabbia. In teoria. E che cacchio suonate? Che c'è un vulcano che sta eruttando. E ci suonano. Oh, vedi che si è resettato. Non mi ha tolto soldi. Non mi ha tolto soldi, però la doccia, è successo qualcosa alla doccia. C'è qualcosa che non va. È ancora rosso qui. La doccia? Che è successo alla doccia? Vabbè, semplicemente sporca la doccia, no? È proprio sfasciata, altro che sporca. È normale che debba andare così? Non è successo niente. Ma aspettavo di essere incenerito.
Scusa, allora che serve non farlo arrabbiare? Sì, secondo te si è buggato il gioco. Sta arrivando il giorno. Non è successo niente, i soldi non me li... Comunque la prima volta che si è arrabbiato mi ha tolto un sacco di soldi. Boh, vabbè. Cerco di recuperare la merce che è abbandonata lì. Vai, me la lascio. La merce, faccia di capra, la merce. Niente, torno indietro. Mi sa che non la riprendo più sta partita io. Che se non arrivano più auto, è la merce che ordino da dove mi arriva. Perché c'è, alcuni mi arrivano da lì. Vedi che c'è ancora quell'abbandonato là. Un reset stradale come si fa? Ci vado. Boh. E quello si arrabbia già di nuovo. Si sta arrabbiando ancora. Quello è morto. Vabbè, io direi di sospenderla qui, ragazzuoli. Mi salvo la partita. Che oggi abbiamo fatto abbastanza casino. Allora, sfida 4. E me ne torno al menu principale. Yeah, torno al menu principale. Domani sul canale nuovo gioco dell'anno, quindi non ve lo perdete. Senti, pompieri. Sì, l'1% ma saliva che era vergognosa la velocità. Cioè, era arrivata all'11% in 30 secondi. Vabbè, ragazzuoli, direi che per oggi abbiamo dato. E ci si vede domani. Quindi siateci alle 15. Domani che è? Domani è mercoledì? Domani è giovedì? Domani è giovedì. Quindi domani alle 15, ragazzi. Vabbè, non lo perdete, siateci. E ciao ciao. Domani nuova live, ovvio. Ciao ciao, ragazzi.